beh, come procede, Miwa? Guarda che... va che bella zoccolona che ho. È Claire di Claymore. Molto bella, potenza e armamento. Aspetta, ti faccio vedere la... Oddio, la usa le pietre da forgiatura normali, la Claymore. La posso potenziare. Uno, due, tre... Impossibile potenziare ulteriormente l'armamento presso un banco da lavoro. E che... Zantropos, cosa devo fare? Ficcarmela in culo per potenziarla ancora? Come la potenzio ancora? Sono arrivato a Claymore più 3. Che cribbio devo fare per potenziarla ancora? Ah, forse alla tavola rotonda dal fabbro, ecco, immaginavo, sì. Immaginavo. Devo andare dal... Allora, Nico, dal fabbro, bro. Il mio gatto si chiama Miao e il mio cane si chiama Smerdatolox. Guarda, io mi chiamo Giancarla, entra in condizione schermo che ti faccio vedere il mio personaggio. Ora entro, aspetta che mi potenzio la Claymore. Ciao, Leon. Eccolo il fabbro. Ciao, fabbro. Ma guarda, i tuoi occhi narrano una storia di una sfida, di una preda caduta. Ho dato la ciola a Goldrick. Potenzia armamento. Boia, quanto la posso potenziare? Claymore più 4? Ah, non ho i soldi. No, mi mancano 9 rune. Mi mancano 9 rune per fare Claymore al più 5. Mannaggia. Cazzo, ma sono tipo overpowered adesso con la Claymore così alta. Sono fortissimo. Vai a uccidere un granchio. Devo uccidere un granchio. No, devo uccidere... un quadrupedo. No, non il quadrupedo. Vado al mio posto di farming dove erano i vasi. No. Il farmatore di vasi. Sì, vado proprio dai vasi a provare la mia Claymore. No, non era qua, aspetta. Entra in chat screen, fidati che non te ne pentirai. Non era Lollo Lacustre. Era cella isolata. Aspetta, mi metto a una grazia al sicuro. Mi metto alla grazia qui. Grazia Graziella di Castello Gran Tempesta. Sì, Seba, ovviamente la Claymore, miglior arma del gioco. Ma dov'è il tuo share screen? Non lo posso vedere. Ah, visualizza schermo condiviso. Aspetta. Avviso per la salute. Ok. No, Giancarlo, che cazzo hai fatto? Ma che hai fatto, Giancarlo? Vabbè, si vede sfocato ma si capisce. Cioè, aspetta. Si vede sfocato ma si capisce. Più o meno. L'hai messo i baffi, l'hai messo il trucco. Che cazzo hai fatto? Poveretta. Il cuoricino sulla guancia e il rossetto e i capelli da waifu. Porco con cazzo. Il corpo da donna e la voce da uomo. Vabbè. È tipo la voce di Ribo, sì. Va bene. Come va la run? Beh, molto bene. Ho sconfitto 2 boss per ora. No, aspetta. Di qua c'era Goldrick il ciolone. Tu le fai tipo, hey bella, di qua come erano stai? I vasi. Mi hey, chiamo bella. Roberto. E infatti è questo che chiedevo oggi, se la Claymore servissero la forgiatura standard o quelle cinere, funere, pazze in culo. No, le funere pazze in culo. Oh no, Papa Vaso! No! Papa Vaso! No. Minchia! Però non mi convince questo attacco della... Che bello! Sì, è bello. Ma quanto danno Sunny, fa? Che devo mettere contatore delle morti, Dio Bono, che non l'ho messo ieri. Cosa parto da zero adesso? Che ieri ne avrò fatte 800. Allora, non mancare! Quanto il cavaliere. Ma su Monster Hunter Rise, cioè, non si può lockare? Sì, si può, è sempre R3 mi pare. Però te lo sconsiglio. No, allora in qualche modo si può, prova a guardare i tasti. Ma su Monster Hunter lockare è una cagata. Cioè, io non te lo consiglio mai proprio. Parti da 70 sti cazzi. Ma vaffanculo. No, piuttosto mi riguardo la runa maggiore di Godric. E beh, penso di sì. Scusami, aspetta. Che cazzo è la runa maggiore di Godric? L'ho sconfitto. Oddio, il talismano del drago di fuoco. Ah, no. Sigillo. No. Che cazzo è la runa maggiore di Godric? Ma ieri sera l'hai fatto? Oh, la benedizione? Che cosa? Runa maggiore, eccola, questa, sì. Certo che l'ho fatto. Ah, ma l'hai killato veramente? Devi mettere l'inotore. Ah, è certo che l'ho killato veramente. Sì, l'avevo letta la descrizione. E è questa, runa maggiore di Godric. Cerca la torre divina di Sepolcride, che si erge oltre il grande ponte. Vabbè, scusami, oltre il grande ponte sarà questo. O è questa? La torre divina di Sepolcride. Sarà questa? Questo è un grande ponte, figa. Questo è veramente grande.
Aspetta, fammi rileggere la descrizione. Oltre il grande ponte collegato al castello di Gran Tempesta. Vabbè, sa, è quello, ok, sì. Ma è andare a mettere... Cioè, è per... Sì, è questo. Eh certo, è quello, ma è per la storia che devo fare sta roba. Runa maggiore dell'araldo del frammento Godric, priva di benedizione, cerca la torre divina di Sepolcride. Ok. Le rune maggiori che ottieni, sconfiggendo gli araldi del frammento, hanno perso il loro potere benefico. Top. Ah no, volevo tornare un attimo... Tanto mi voglio curare. E allora, direi prima destinazione... Andare ad attivare, molto buona, ti aiuto, ok. Ah, ma è tipo, scusami, poi quella mi diventa... Quella mi diventa una... Un talismano, tipo, cosa mi diventa? Intanto devo riandare dal fa... Fabro. Mie, ma, madonna, ma... Vabbè. No, non imparerò mai le direzioni della fottuta... Tavolas Rotondas. Ciao, Zizo. No, sei depresso! No! Torna a lavorare, brother. Potenziare armamento. Ma che di minchia. Ma la posso potenziare ancora? No, mi mancano due pietre da forgiatura. Due. Però l'ho già fatta. Minchia. Vedi se ce l'hai nell'inventario l'altre rune. Eh no, non che, come faccio a avercele nelle. Ah no, non le rune. No, no, quelle... mi mancano proprio le pietre. No, no, mi mancano proprio le pietre. L'attivi usando le saette restano attive finché non muori. Vabbè, vaffanculo allora. Cioè, è roba che si attiva dall'inventario. Cioè, è fondamentale da fare. Aspetta. Dalla grazia. Se hai una saetta runica devi andare in una grazia, equipaggiarla e poi la attivi. Vabbè, intanto quel viaggio verso di là lo posso fare. Dov'è l'inizio del ponte? Sarà da qua, tipo? Porta principale di Gran Tempesta. Il castello di ieri, questo? L'ho iniziato a usare nel DLC. Ah, vabbè. Vabbè, ma allora sti cazzi, per ora vado avanti, dai. Cioè, più che altro era se attivarle è importante per... Porco Diaz! E io ho detto, vabbè, Godric l'ho sconfitto, si saranno sciallati quelli nel castello. E niente, no, vabbè, allora vado avanti, dai. Allora vado avanti, me l'attivo dopo. Botto flip. Se no posso passare per esterno per andare lì. Dove inizia sto ponte? Inizia da lì, devo per forza passare per dentro. Ma sì, io vado avanti, allora qua mi dice di andare di qua. Non farò. Là c'è la mappa, intanto vado a prendere la mappa. Ma me l'attivo dopo, sicuro non mi servono adesso. Eh sì, no, ma sta cosa che le schermate di caricamento ti spoilerano tutti i boss. Oddio, una foca? Oh! Ma allora lo fai molto bene il verso della foca. L'attiverei alla torre. Ho capito, ma alla torre come ci vado? Devo passare da dentro al castello? Ci sono i cattivoni con la balestra, non ho voglia. Sono molto cattivi. Grazie, Zizo. Oggi sono riuscito a fare le mie prime 20 bombe su Octane. Let's go! Le mie prime 20 bombe su Octane. Io l'ho fatto 19 su Bangalieri. Godo. Easy. Arato da Zizo. Get good. Ma Sunny mutato? Ma sta mangiando la pizza, no, fagli mangiare la pizza, raga. Nel chill, bella. Ciao. Bella, ciao. Hai visto che forte che ciao, sono? Ho fatto la Claymore al livello 6. Ma... Porta pazienza, come faccio a guardare Tech Stream dal party? Vai sul... Premi sul mio nome e clicca tipo guarda condivisione schermo. Ah, ok. Sì, ma... Porco Diaz, che spastico che è il cavallo! Minchia, lo odio, ti giuro. Ma io non ce la faccio! Zio a cavallo non colpisce! È rincoglionito il cavallo! Oh! Oddio! Ma poi a cavallo... Ah, non riesco a raccogliere gli oggetti! Che dire, visto che fiero? Ma io sono molto deluso dal fatto che il cavallo resti sempre questo, comunque.
Cioè io speravo di poter sbloccare qualche... Dai. No, io speravo di poter sbloccare qualche skinfiera. Farmi un cavallo scheletroso. E a sud? Dove? E cazzo, ho preso la claymore. Alla sopra. Ah, top. Morne l'ho finito, ho preso... ho preso la claymore, quindi sì, l'ho finito. Ok, ok. E il salto? Proprio questa è la niente di Genshin? Ma... E infatti, no, guarda, abituato a Genshin quando... aspetta. Vado a fare questa allora. Vai, vai. Tocca. Vai, ieri vai, ne ho provata una. No, vabbè. Ieri ne ho provata una, ho preso la pisella proprio. Di chi era? Dove cazzo la mia? Aspetta. Galera eterna del malfattore. Basta, ti denuncio. Entrare nella galera, vai. No. Ieri ho combattuto contro il cavaliere del crogiolo. Del crogiolo. Cavaliere del crogiolo. Fagiolo? Adam, ladro di fuoco. Oh mio Dio, fa cagato. Ma dai, non mi sembra tanto forte. Pandiz, che fai? Ma che è una canna da pesca questo? No, oh, brother, a me piacciono le canne, ma non da pesca. Via. Brucia. No, ma pensavo di averlo stunnato. Io non capirò mai quando li ho stunnati di buono. Cioè, Seba che continua a rompere il cazzo. Ho capito, non l'ho mai capito che cazzo. Ora sì. Ma che cazzo dici? No, non l'ho stunnato. No, fake. Ma la sto tenendo a una mano sola. Ma sono stupido, sono. Oddio. Matto. Aiuto. Oh, no. La katara. Ha. Ora ce l'ho due mani. Sì, perfetto. È un bot sto ciccione, GG. Vabbè. Minchia! Oh mio Dio, t'ha distrutto! Che ciolone mi ha dato! Con quell'arma devi farti 57 milioni di destrezza. Oh, vabbè... La ciola? Basta! T'ha distrutto! No, vabbè, non mi sembra troppo forte. Che sono entrato con poche pozioni. Cioè, sono entrato con 3 pozioni invece che 5. Gli ho missato un botto. Nel shield non è forte. No, non mi sembra dovresti forte. Dovresti schivare un po' di più. Dovresti solo schivare un po' di più. Lo so. È che purtroppo nelle galere non funzionano le evocazioni. Se no, con la sua medusa. Purtroppo, c'è questo bug che non riesco a capire. Vabbè. È colpa mia. Sanni me l'ha disattivate. Vabbè, ecco, vedi, no, infatti brutto inizio, lo restarterei di già. Enkoi. Basta! Aiuto! Madonna! Ciccioni! Ma è veramente agile per la sua stazza, Ma perché voglio spammare sti cazzo di attacchi in salto, ma non funzionano? Perché la sua canna da pesca. Ma non fare sempre quelli. Ma vattene verso. Ma gli altri non li conosco, non ho imparato le altre mosse, ho imparato solo quella. Fai anche quelli normali, vanno bene. Va bene. Devi fagli uno cio. Verso l'alto e l'altro. Vabbè, ma si nasconde nel cespuglio, Dio caro, però. Sta giocando alla smoke. Non vale. Poi gli attacco verso l'alto uno e poi scappa. Scemo. No. Sto vabbè. Oh my god. Sto babbo. Ci hai provato. L'hai visto in faccia. Sto babbo. La fiamma del dio. Per fortuna che c'è Marika. Oh, non lo lacustre. È figa, 2 giorni che lo dico. Se esco dalla doccia che sei ancora qui male. No. Ma questo qui è da ieri che lo stai provando a fare, no? Ma che cazzo ne va, minchia! Cioè, va bene tutto che... È che devo... ti giuro, è che io conosco solo gli attacchi in salto. Ho giocato finora solo con quelli. Ma non sembra forte. Ma non sembra forte, è un babbeo, dai. Ha tolto mezza vita con un hit. Vabbè, ho capito. Dai, nel chill. Si deve un attimo prendi capire. Prendi le rune.
Porco Diaz! Va bene, allora mi sa che la palla di fuoco è meglio non farmela esplodere addosso. Ma la palla normale pure, fidati. Le palle normali no, ma mi sa che la palla di fuoco sua è peggio delle palle normali. Sì, sì. Ah, mamma mia. Un babbeo. Ciao, Alessandra. Vabbè, ma questo è troppo forte. Cazzo, ma sono rincoglionito io. Non ho mai raccolto le mie rune. Cioè, va bene, avevo poche. Ah, me l'avevi detto? Sì. Prova attacco in corso, ovvero corri verso il nemico e fai l'attacco... Ah, l'attacco leggero. Tipo, aspetta. Ha! Beh, insomma. Minchia, leggero. Mica, questo è strafigo. Ma che figo questo attacco. Grazie, Blu. Ma che figo fai questo attacco della clima. Questo attacco è strafigo. Minchia. Ma Brady, tu che mi sembri il più esperto qua dentro, che Seba e Sunny fanno tanto i grossi, ma... Porco Dinci! No, Nico, la palla di fuoco no. Io ho letto che la Claymore è forte perché ha una cosa forte su R2 che era tipo flinch, trench, so una cosa simile. Illuminami. Allora, la Claymore è forte perché scala in... Cioè, è una spadona che può equipaggiare un'abilità tipo... No, non è per quello, no. Dicevano che dicevano che il suo attacco pesante è forte, non so perché. Che non so se sia questa roba perché qui, forse. Hai più facilità... Cioè, tipo, no, secondo me tipo per questo attacco qui dicevano una cosa simile, non sono sì, sicuro. Sì, ma hai più facilità tipo a rompere la postura al nemico. Non so come spiegarti. Perché forse è l'unico spadone che ha un attacco che fa punta, tipo una cosa simile. Cioè, che non è di taglio, minchia, ma è di... Ma si cura! Oh, ho perso di scroto! Non vale, oh! Lo vale sempre io che posso usare 5 cure. Ma quante volte si cura sto scemo? Vedi, tipo, questa roba qui secondo me dicono che è forte della Claymore. Non ne sono sicuro, però... Minchia, è molto forte. Sì, ma sicura. Mandami ma su Instagram. Su Instagram, Blue Moon. Mandami su Instagram. Di che città sei? Ma che cazzo fa sto scemo? Il bro attacca le mosche. Minchia, a nanna. Maddo, la mossa del godo, la mossa del godo. Oh! La fiamma del dio caduto. Candito? Hai visto che, mamma mia, che forte che sono. Alak, madonna, madonna, Cecilia, io ti giuro. È vero, ok, vabbè. Mi ero un attimo dimenticato del cambio nome. Ma boh, ne fanno anche di forti di boss su Elden Ring, Sunny, dove posso andare vabbè, a cercare? Grande. Sì, no. La strada che vedi verso sinistra. Ok. No, ma vorrei cercare... Ma sai che queste galere qua sono ma molto divertenti. Di ieri, va? Ma che cos'è che mi ha droppato? Un incantesimo? Una palla di fuoco, sì. Ti serve un po' più di fede di quella che hai per usarlo. Vabbè, ma non uso gli incantesimi, io sono da sfigati. No, sono da sfigati eretico. Gli incantesimi. E molto, cioè, per ora la parte del gioco che mi sta divertendo di più sono ste cazzo di galere, perché alla fine sono tipo dei mini boss, no? Più o meno. Minchia, mini? L'hai visto quanto sì, era detto? Sì, ti danno incantesimi o armi. Incantesimi o armi. Sì, ma infatti mi stanno divertendo abbastanza le galere. Segui il bello strada è che il prossimo è probabilmente qua. Il boss più scarso del gioco. Ah. Questo? No, il... Comunque, secondo me, è quell'attacco della Claymore che dicono che è forte.
Sì, minchia, fa un botto di danno. No, ma non è tanto il danno, è che tipo li tiene a distanza e se si avvicinano glielo fai. Poi vabbè che lui era una pippona. Cioè lui non... Vabbè, sei morto 4 volte. Vabbè, no, morto. Ma intendo, lui era piccolo, quindi se gli facevo quell'attacco lo sbalzavo... Piccolo? Al... Figa, vabbè, ok. No, vabbè, ok, no, era veramente... nel senso... era piccolo, era largo ma piccolo di stazza rispetto a Godric, tipo. Cioè, se faccio quell'attacco a Godric non penso che cada. Figa, come scendo da sta montagna senza crepare, però? No, non devi scendere, non devi scendere. Segui semplicemente la strada. Cioè, continuo ad andare là sopra la montagna. Sto mangiando. Vai dritto giù per di là. No, prima uccido loro. Madonna, io ti giuro, i combattimenti a cavallo sono veramente fatti male, comunque. E non mi ricordo se la strada era verso di qua o verso di qua. No. Sì, di qua. No, verso su. No, era verso di qua e sono bloccato. Ciao, vabbè. Sono bloccato. Cioè, non posso andare avanti. Si chiude la montagna, minchia. Cado. Ah, no. Aspetta. Ma io volevo trovare una grazia per curarmi, però. No, che in teoria è verso di qua che devo andare. Minchia, guarda sopra quella montagna. Ah, è un albero. No! Sì. voglio trovare... Accampamento qui. Ho capito, non lo farò. Il mio brother. Il mio brother? Chi è il mio brother? Il cavallo. Ma l'accampamento non lo farò adesso. No, puoi evocare la medusa. Ah, vabbè, ho capito, ma c'ho zero pozze. No, pozze. I cani, è meglio i cani quando stanno in un botto di gente. Esatto. Mettiti i cani. Ma ho letto... cioè, probabilmente se lo dico a Sunny mi insulta, però. No, allora non glielo dico. Vabbè, prova. Sunny, cosa ne pensi della Mimic Tear? Io la uso. Ah, la usi? Ma è un'evocazione anche quella? Certo. Ma sì, quella ma dicono che le evocazioni... Io intendo Roger... Ho capito... intendi quelle cazzo, oro, tipo, quelle oro... Coglione. Cioè, tu intendi gli NPC, tipo... Quindi le evocazioni normali certo. Le accetti... E usi la Mimic Tear, che è la roba ovvio. Più sbroccata del gioco... Minchia. Più da napo del gioco... Che schifo... Vabbè, cosa devo usare? La medusa, bro? Cioè, fammi capire... Ho capito, ma io dove cazzo trovo una grazia, Dio buono? Uccidi sto granchione. No, voglio trovare una grazia perché. Ma che una poi grazia, devo andare verso di qua. Padova. Veramente. Non trovo grazia. Che bello. Oh, cos'è? Grazia calda 5 km da te. No, lucciola. E qua? Lucciolina. Lucciola di scintipietra. Lucciola? L'uccella? Nico, hai visto ultimamente? Hai visto lucciole in giro ultimamente? Ma su Elden Ring o per Padova? No, in giro. Ma su... No, direi di no. Ma per il mondo reale o per il mondo di Elden Ring? Serio, non riesco a capire. Il mondo reale? Io non ne ho più viste. No. Io non so cosa mi... Per fortuna che ci sono su Elden Ring. Esatto, volevo dirlo io, bravo. Ma... ma mettere qualche grazia qua faceva brutto. In realtà ci sono, basta che le cerchi. Le sto cercando, zio K. Le sto cercando ovunque, con molta attenzione anche. Fake. Tra l'altro sto anche seguendo la strada che mi è stata consigliata dalla grazia, dal gioco. Però, proprio non trovo, sì, aspetta. Sì, ma io avrei qui... Allora, non questa. Mappa, non la posso aprire perché ci sono sti scemi. Ora sì. Il gioco mi dice di andare verso di qua. No, minchia, che ci muoio tra poco, più che altro. Ma cazzo sono goblin? Appunto. Il gioco mi dice di seguire questa strada. Quindi continuo a seguirla. Però non ci sono grazie. Nico, boia can, Nico. Ho capito, più avanti, minchia. Devo curarmi, o zioca. Però qua torna indietro, Ma come torna indietro? Sto andando avanti. Minchia. Più avanti di così. Boia. Ok, vai verso destra e vai sempre dritto adesso. Ci sono aggiornamenti sul pass di Apex? No, non hanno detto nulla. Hanno fatto finta di nulla e hanno annunciato un nuovo evento...
con una skin nello shop in vendita il 23 luglio. Si gode. Ma minchia, qua c'è la nebbia, io ho paura. Cioè, mezzo attacco e muoio, non ho voglia di... Poi come torno qui a prendere... Ah, cazzo, c'ho 4000 rune, non le voglio buttare via. Vabbè, 4000, capirai. Minchia. Ma secondo me non devo andare di qua, mi dice di andare di là. Sì, sì, vai. Supera la palude. Dopo il castello di Gran Tempesta. Troverai un mago. Di nome Brady, il venditore di funghetti. Ma è un mago cattivo o è un mago buono? Ma c'ero già arrivato qua. Vai. Vai di là, vai. È sempre dritto. È un forziere questo? No. Scherzo. Ops. Quello uccidi. È una palla. Non la posso uccidere calpestandola. Vabbè, loccala se vuoi comunque. Che schifo. Ma voglio trovare una palla che mi dia le cure io. Questo granchio è veramente grande. Cioè, penso che mi sciotti. È il Krabby Patty quello. C'è un ciondolo segreto al villaggio, prendilo. Ma che mi frega, ma ci torno dopo. Vai su. Ok, adesso vai su per di qua e segui la strada, trovi una grazia. Grazie, salvato da Sunny. Prego. No, Nico, non grazie, grazia. Grazia. Graziella. Oddio, eccola. Ma qua c'è un fantasma. Abracadabra. Tocca, grazia. Andiamo a parlare al fantasma. No, non ho riposato. Sì, ma però. Riposo. Ok. Curato. Tutto a posto. Ciao. Parla con il fantasma, è morto. Questo villaggio non ha futuro, ti prego. Anche se sei soltanto tu, vecchio Albus, nasconditi e trattieni il respiro. Ma vaffanculo. Niente, non ha altro di interessante da dire. Ma perché tipo qua non mi sblocco? Allora, cioè io qua perché non posso vedere la mappa? No, le palle. Devo andare qua sopra, la mappa sarà ancora più sopra. Aspettiamo che in una zona... Esatto. Allora, intanto... Però esploro comunque, Nick, cioè... Ho capito, ma prima di esplorare vorrei prendermi la mappa. Cioè, mi prendo la mappa là sopra e poi esploro qui. Direi, mi sembra una buona move. Minchia, quanti... Orco di! Oh, niente, body bloccato, Zioka. Questo non è dato quando Mari con Mew a scrivere nel gruppo. Guarda, aspetta. Guarda, Sunny, un attacco segreto che tu non sai fare. Mamma mia. Oh, questo... come l'hai schivato questo? Visto. Guarda. Vorresti saperlo fare, eh. Guarda. Hai visto che cagano latte? Sì. Ci puoi fare colazione con i biscotti. Che schifo, ma davvero, perché cagano latte? Oh, Dio, ma... sopra i cereali senza glutine. Che merda. Con l'artiglio leonino siamo tutti... Ma non ho l'artiglio leonino, ho la claymore. Sono main claymore? Mica sono un babbo di merda che usa le armi metal. Con l'artiglio leonino come Zanthropos. Quindi sì, dai, prima mi vado a prendere la mappa qua sopra. Ah, Nico, è il gufo di Monster Hunter, l'ho chiamato Zantropatata. Ah, la cenere con la claymore si chiama Artiglio Leonino. Ah, ops, è il nome dell'abilità. E che cazzo ne so io? Come si vede? Ah, Artiglio Leonino, ma è l'abilità sua di base, no? Cioè, io non ho cambiato, non le ho messo la cenere. Cioè, la sua abilità standard. Ma è forte? Ah, Artiglio Leonino, ops, non avevo visto. Ma è forte, quindi non le metto un'altra cenere. Porco di... Che vuole questo? Non so, gli attacchi in salto non mi stanno più emozionando. Quanto latte. Danzante il godo. È rotto, non è forte. Let's go, mi piacciono le cose rotte. Tipo? E...
La foca. Il tuo cuore, perché io sono etero, G-Shadow. Oh, mi dispiace. No. No. Però da qua come si scende? Chiediamo un aiuto a loro. Buttati. Ma se mi butto muoio però. Lancia loro e poi buttati sopra. Artiglio! Leonino! Oh, ma che cazzo fa, sei scemo? Ok. Dai, da qua. Spada di cristallo, che bella! Oh. È fortissima questa, Che bella che è! Ma non penso sia una spadone. Bro, provata niente. Che bella! Che sto gioco. Cosa? Cosa? Non puoi usarla. Lo so che non posso usarla. Che bella, però. Sanni, stai laggando un sacco. Mi sa che lì da te. Intelligenza. Ma io non ho intelligenza, io ho solo forza. Ti puoi da qua, da qua, dai, Sanni. Muoio o no da qua? Ready Elden Ring? No. No, sì. No, ma va. No, ma manco prende danno. GG. Oh. Questi mi sembrano temibili, però meglio non ingaggiarli. No, io voglio trovare la mappa prima. Questi mi sembrano pericolosi. Non voglio rischiare di morire adesso prima di prendere la mappa. Alla ricerca la mappa. Guarda la mappa dove stai andando, mi comando. Non è ancora segnata, mannaggia. Prima. Mi sa che è lì in alto, forse. Di sicuro. Porco dinci. Oh no, il granchio. Ma dai, il granchio che è in buscia. Dio buono, camperato a difendere i resti di quel coglione. Oh, no, aspetta, niente. Oddio, i massafresi. No, la mappa non c'è. I massafresi. Guardali là. Vediamo, Luca. Guarda, quello è Luca e quello è Francesco. Ormai è finita la stagione quasi, ha più senso se lo faccio per la stagione 22. Te la posso fare in live, però. TRS Life... No, TRS Lifeline, Conduit, Bangalore, Pathfinder... Pathfinder, cazzo sto dicendo, scusami. No, Pathfinder pure, No, Pathfinder no. Dicevo, TRS, Conduit, Bangalore, Lifeline, Revenant, Horizon. Basta. Questi. Che è questo? Quartiere del Tempio. Io metterei in Pathfinder. Ah, ieri ho battuto anche un altro boss, Sanni. Ho battuto il marinaio pazzo. Gaso con la boss fight. Boh, no, faceva cagare. Era tipo lui che non faceva un cazzo, stava fermo e spawnava gli scheletrini. È stata la cosa. Però è carino, dai. È uno spirito sulla barca che fa le Sì, onde. È carino, carino. Oh, vai verso la montagna. Aspetta. Che carini questi. No, vabbè. Ho proprio sentito spawnava gli scheletrini. Vero? Simpatici. Sì. Sono forti, sì, vai via, vedi. Ma avevano proprio l'aspetto da nemici forti quelli lì. Ci avevano le armi tutte blu. No, in realtà quelli... Vabbè. Vabbè, ma tanto ora ci torno, combatto tutti. Così. Ma sì, ok, quel robo. Esatto. Vabbè, ma no, tanto ma non sono... è un mostro. È un mostro o no quello? Ah sì che è un mostro, minchia. Cazzo, ma la mappa sarà... Madonna, se non è qui sopra ed è a destra spacco qualcosa, però. Spero per Sanni che sia qui sopra. Che cazzo è Ma alla fine la lore con quello lì del villaggio, che è successo? La lore con quello del villaggio? Quale del villaggio? Quello lì che Brady ti diceva uccidilo. Ma infatti non ho capito. Non mi sa che devo andare ancora avanti per scoprirlo. Che palle. No, perché ho sconfitto Godric. Lui si è messo a calpestargli la testa e basta. Ah, lui? Sì, sì. Parla, Sammy, cosa succede? No, raga, io no, non ma non posso spoilerare. Ma ieri erano tutti non che posso. Mi dicevano di ucciderlo quello. Ma sì, te l'ho detto anch'io, è un NPC inutile. Ho capito, ma se io lo uccido non potrò mai scoprire il motivo per cui è odiato, quindi devo viverlo e odiarlo anch'io. Pensa che stavi uccidendo semplicemente era uno ossessionato da sto Godric e basta. Ma è odiato solo per quello, non lo vedo più.
cioè ormai hai superato tutto, tutta quella fase lì, ma lui in realtà dentro al castello, quando tu ti muovevi, c'erano delle zone in cui lui spawnava, diciamo, e ti seguiva. Ah, ma... e non me ne sono accorto. Non lo vedevi. Ah. Sì. Minchia, mi sta mettendo paura. Beh, sì. Ho trovato la mappa. Penso che sia merito di G-Shadow in parte, Pandits. Mappa. Che bastardi a mettere la mappa di Obono così in alto, però. Zucca. E... lì sopra c'è qualcosa. Ah, in effetti devo andare lì sopra. Il gioco mi dice di andare lì sopra. Ma Sunny, tu mi sai rispondere alla... cioè, tanto non è spoiler, mi frega un cazzo quanti... cioè, che tipo, qua c'è Sepulcride, qua c'è Kaelid, cioè, qua... quante regioni ci sono? Tanto non è spoiler, cazzo mi frega, cioè, allora, nel senso. Ce ne dovrebbero essere una, due, tre... giusto per sapere un po'. Oddio, saranno una quindicina. Ah, ma tu scusa, una quindicina tutte grandi così? Sì. Ah, porco cazzo. Ora, Nico, ti una trovi... decina. Ti trovi, cioè, nel lascio. Esagero con 15. Però sono tanto vabbè. Grandi, cioè ti ho contato anche quelle sotterranee che sono un po'... ma se io faccio... se io cado da una grande altezza col cavallo e prima di cadere faccio il double jump, mi salvo? No. Okay. Fai una bruttissima fine. Okay. Molto cringe. Va bene. No, vabbè, avrebbe senso però che esplodi. Mi salvi. Esplodi. No, muori. Beh... che statura c'è? Oddio. Ma! Oddio! Una mano! Ma no! Ma no! Ma no! Ma no, non sono arrivato dove dovevo arrivare. Aspetta, mi sa che dovevo restare sopra, non dovevo scendere. Eh già. Non dovevo scendere, minchia. Devo rifare la strada da su, allora. No, potresti andarti a fare con la galleria in fondo lì rossa. Sì, lo vedo. Ma che questo è un ingresso nel sottosuolo, no? Perché è arancione o è una... No, quello è l'ingresso per una galleria grande. Cioè, ma lì c'è allora, ok, una sì, miniera sì. Dove tu alla fine, cioè, devi fare tutto un percorso. Ma scusami, se va il sud di Sepolcride, tipo... quale cazzo è? Cioè, il sud di Sepolcride è questo. È quello. Ho capito, ma un po' ho esplorato. No, sotto, più cioè... sotto, più sotto. Ma più sotto ancora c'è questo altra roba? Sud. Questo è il sud. No, quello è il sud, quello esatto. Vabbè, ho capito, ho fatto questa galera. Ho capito, ma vabbè, ma nene il chill. Ma non è che io in questi giochi solitamente mi piace esplorare molto velocemente, senza fare esatto. Chissà che. Esploro tutto, mi piglio tutte le mappe. Una volta che ho esplorato un po' tutto, mi sono pigliato tutte le mappe, sto nel chill, che ho tutto sbloccato, tutte le zone sbloccate con un po' di grazia ovunque. Mi posso iniziare e poi a perfezionare per bene le esplorazioni in ogni punto. Cioè, tipo, poi ovvio che torno a esplorare tutto qua. Però, cioè, segui mi piace... Segui il cuore, bro. Segui il cuore. Cioè, mi piace avere già sbloccata anche questa zona, diciamo. A me mi rompe il cazzo. No, ma hai fatto benissimo. Cioè, ci sta, poi, ovvio che... Hai fatto benissimo. Io ti consiglierei comunque di tornare un po' indietro prima di andare per di qua. Però se vuoi, per curiosità, andare a vedere quella galleria lì in fondo... basta che percorri tutto quel canalone lungo. Ma sì, cioè so che ho lasciato roba indietro, nel senso. Ma tanto qua ci tornerai, perché c'è ma una tanto cosa ovunque tornerò. Valore, quindi. Pietra della forgiatura funerea 4. Ma tanto ovunque tornerò. Minchia, quante poi grazie ci stanno qua. Seba... non ma so quando se le cerchi, te l'ha detto, ma... non le trovi. No, cazzo. Ecco il problema di avere il cavallo sul quadrato che diceva anche Art. Andiamo a prendere l'acqua. Oddio. Cazzo, esatto, sono sti robe Pandit. Orribili. E no, Pandits, lo trovi sempre C40 su Vinted. Lo trovi magari sui 35, però poi contando tutto, spedizioni, roba varia. Ah, cazzo, io è vero perché sei da PS4. Se lo dovessi comprare, a me servono 20 euro. Boh, io da PS4, sincero, non so. Cioè, non, secondo me è molto meno godibile da PS4. Ma tu lo giocavi da PS4, Sani, o solo PS5?
Io ho cominciato da PS4. Perché, e tipo da PS4 come sono i tempi di caricamento quando ti teletrasporti a una grazia? Tipo, sono lunghi? Sono un po' più lunghi, sì. Su PS5 sono perché, molto più... sono cazzo, sono quasi istantanei. Solo quello. Esatto. No, vabbè, una merda sicuramente no, perché tra l'altro... Cioè, no, se la, ma la... guarda che è molto fluido, eh. Ma tra l'altro, se non sbaglio, poi la versione PS5 è uscita tipo 2 anni fa, la versione PS5, cioè, quindi... Cioè, l'aggiornamento alla versione PS5 è uscito anche relativamente da poco, quindi sicuramente schifo non fa. Nicolò, calo, dove vai? No, no, dove vado? Ci quello sono... ti scompare. Ma cazzo mi frega. Vabbè, ma poi, ma scusami, ma quelle robe lì che contengono le ceneri di guerra, no? Se io uno mi scompare, sì, poi lo ritroverò nello stesso posto? Ovvio, però devi rifare la grazia. Sì. E lo spawn è fisso, cioè in ogni zona c'è una determinata cenere di guerra, oppure tu raccogli quelli e te, esatto, ne droppano uno casuale? Sì. No, no, ci sono quelli in ogni zona. Ok. Comunque vicino alla grazia mi salta un oggetto epico. Che cazzo vuol dire oggetto epico? E Barry. Viola. Ah, perché c'è la rarità degli oggetti? Qua in zona. Sì, qua vicino ce n'è uno viola. Che hai forse visto anche nei messaggi prima, c'è scritto? Passato davanti. Ma c'è la rarità degli oggetti... Cioè, cambia... Tipo oggetto viola cosa potrebbe essere? Oggetti oro cosa potrebbero essere? Può essere un talismano, può essere un'arma, può essere qualsiasi roba, cioè... quelle leggendarie invece le vedi, sono gialle. Possono essere tipo anche lì armi, armature, possono essere talismani, cioè qualsiasi roba, però ovviamente sono più forti. Ah. Beh, entra nella galleria a sto punto. Dove cazzo sta la galleria? Aspetta. Ah, cazzo, aspetta, non è di qua la galleria, è di là. Cazzo, la torcia. È che la torcia, se l'equipaggio vado in carico... Ah, devo andare da sopra? No, ma non pesa neanche tanto, in realtà. Ma cioè, oddio, sono proprio al limite. Pesante? Se metto la torcia su, vado in carico pesante, sì. Sì. Anzi, aspetta. Devi punziare tempra. Lo so, ma infatti ora butto così... tutto, che livello sono 33. Sì, ora butto tutto su tempra. Sono in carico medio, ma se metto la torcia sicuro vado in carico pesante, credo. No, aspetta, perché magari in verità la sì, vado in carico pesante se la metto. Comunque ti ha dato l'arma del boss, quello che ho ucciso prima. Quale? L'arma del boss? Quello che ti shottava di brutto. Il boss che mi shottava di brutto. Apri, oh, quello ciccione. Ma mi ha dato il suo incantesimo, mi ha dato. Apri l'inventario. Il suo incantesimo mi ha dato. No, vai giù. Questo? No, aspetta. Vai alle armi. Le armi stanno qua. No, ma questo già... Eccolo. No, ma questo già ce l'avevo. Quello giù. Ma questo già ce l'avevo pure, mi sa. Ah, counter morti, counter bestemmie, guarda. Counter bestemmie per oggi 0. Ieri mi sa... Minchia. 10. Potevi un po' passino mettere per questa counter zona. Delle morti. Che pollo. Ma sì, vabbè. Ma infatti voglio solo guardare un po', non è che la voglio finire, voglio solo guardare qualcosina. Ok. Allora, Nico, te lo dico, qui dentro devi prendere tutto. È perché ci stanno tanti roba, materiali, tipo. Perché c'è roba che ti serve e non devi tornare qui. Sì, ma anche... Ok, qua sopra ce n'era un altro, però. Ma adesso vedo quanto in fondo vado qua, perché se davvero è una zona per cui sono underlivellato e prendo le palle... Da chi cazzo è morto sto scemo? Con chi combatteva? Quante più avanti in boscata servono per... Per level up? 9000 tipo. Vai su...
Aspetta, gli spieghi, quando è il colpo. Sì, 7000. Chiavanti imboscata. Si prendono le palle. Sì, secondo me sì. Dov'è l'imboscata? Ho paura. No. Vai, Nico. Vai, Nico. Non mi aspettavo veleno. Ah, trappola. Quella sarà una trappola. Se raccolgo l'oggetto. No. Ah, eccolo. Bastardi. Altri, un altro là. Ah, figli di puttana nascosti. Dove stanno gli altri? Ma secondo me stanno. Ah. Figli di puttana. Occhio. Eh no, spammo l'R3. Oddio, il veleno, davvero. Sì, ma. Devi stare attento anche a dove pesti. Coi goblin è così. Fatto. C'è pure sanguinamento, ma sei serio? Ma chi? Loro mi hanno messo lanciato. Sanguinamento? Sì, questo qua. Sì, vedi che hai. Ok. E cos'è che mi fa quello? Quello ti toglie un bel po' di danni. Oggetto prezioso? Dove cazzo sta l'oggetto prezioso? Scusa, l'ho già raccolto. L'hai già preso. Sì, erano le pietre. Inventario. Ah, pietra esplosiva. Pietra della forgiatura. No, quella prima l'hai presa. Hai preso le pietre della forgiatura ora. Ma porco d'incio. No, ma. Io sono entrato da sinistra qua. Sinistra eri giusto. Ok, sì, sì, no, volevo vedere perché avevo messo. Avevo. Vabbè, dai. E adesso. Apri inventario, guarda un attimo, apri inventario. Fai destra. Ok, no, niente, vai giù. E vedi se hai qualche oggetto per curare il veleno, ma non mi sa che non ne hai. Vabbè. Ti servono i. Vabbè. Vabbè, non mi killa, vero? Prendi. Ma non mi killa? Col tempo ti si abbassa la vita, vedi? Ah. Minchia. Finché hai la barra che va. Che palle. Se posso craftare dei boli rinvigorenti, non ho idea di cosa siano. Per esempio io il craft lo uso, okay? Vabbè, ma senti, cioè, ma io sta zona qui. Sì, ok, vabbè, no, ma sta zona allora me l'esploro dopo, dai. Vedo se posso potenziare ancora la Claymore, che secondo me qualche livellino posso farlo. Ma quanto è tipo il livello, tu le armi tipo quanto ce le hai, più? Che è sto posto, era chiuso prima? Oh, scema. Questa è quella che ti dai le armi o gli incantesimi dei boss che ti danno la rimembranza. Ok, sì. E puoi prenderci quello che vuoi in realtà, cioè. Ah, che io ancora, sì. Che però Seba mi ha detto di non farlo perché lo posso duplicare. Oddio, ma Nico, vai un po' più a sinistra col personaggio. No, puoi duplicarlo lo stesso. Puoi duplicarlo lo stesso, cioè. Bisogno di un oggetto. Ma non lo posso duplicare se lo uso. Cioè, se lo uso non posso, no? Certo che puoi. Cioè, io. Posso ottenere l'ascia di Godric e poi comunque ottenere l'altra dopo? Certo. Cioè, se tipo faccio questo, lo posso usare ora e ottenere l'ascia? Certo che puoi. A parte che ho letto che la roba di drago fa cagare. Che la roba di drago fa cagare, ho letto. Io le ho entrambi, ad essere sincero. Però non le ho mai usate, cioè le ho tanto per. Vabbè, per ora non faccio niente, tanto che mi frega. Se eventualmente quelle armi non ti piacciono, non le vuoi, puoi sempre usare la runa per prendere rune, ma non te lo consiglio perché. Uh-huh. Giampa dal. Qui hai un nemico comunque se vuoi. Sì, l'avevo visto da nella battere. Stanza sotto, quello. Ma è difficile? Sì. Allora. È difficiletto, sì. Te lo fai, Nico, te lo fai. Ma che cazzo mi faccio? Vai. Ma non ho le pietre da forgiatura 2. E dove cazzo le trovo quelle di livello 2? Vabbè. Le trovi dentro alle grotte, tipo quella dove sei andato adesso. Però là l'ho trovate di livello mappa, 5, cioè, quindi devo andare in zone 4. Di livello 4. Un po' più easy. Tipo qua, sepolcride. Solo che qua, tipo. Aspetta. Le vedi comunque le grotte. Qua c'è una grotta in cui quella, non sono quella stato. È una grotta, sì. Lì ci puoi andare tranquillamente. Infatti vado lì che lì non ci sono stato. Però appunto, cioè, non tutte non tutte le grotte sono segnate, no? No. Ovviamente. E che cazzo è? Perché questa è segnata? Perché sono segnate le più importanti, tipo?
No, dopo le vedi nella mappa perché ci sono tipo delle incanalature dentro le pareti, diciamo, sì, cioè, sì, te ne accorgi, no, dove ce n'è una. Però non è facile, diciamo, cioè. Cazzo. E sì, cerca di andare in un punto in cui riesci a scendere. Dico, se muori sei gay. Vabbè, minchia, già da qua scendo senza problemi. Beh, da qua non muori, sì, sì, in circa. Minchia. Tanto c'hai ragazze dentro vita, ogni galleria. E non è vero, Luca, sono il miglior main conduit italiano. Zantropo, se solo invidioso. Ah, non posso usare il cavallo. La cavala. Gallerie di Sepolcride. Vabbè, tipo qua, in teoria, cioè, è giusto che qua a Sepolcride non dovrei trovare cose troppo difficili, no? No. Cioè, dovrebbe essere tutto chill. Comunque, non so se l'hai notato, ma hai passato una... Sì, ho visto sopra, cosa. C'era qualcosa, sì. C'era una, sì, cosa dove potevo andare, non so, ho visto. Se voglia... ho visto che c'era non tipo un'altra... Spoiler. No, no, ho visto che c'era tipo una stanzetta però... metà ascensore, sì, sì. Qua. Pov, quando Sunny mi dice che è saltato qualcosa. Vaffanculo, runa aurea 4 e basta per sta cagata. Zio K. E adesso? Porco Diaz, adesso? Parkourizzi. Guardati bene intorno. Ah, lì, ok. Ok, ok. Vuoi missare una runa? In early game che ti serve? Insomma, ma questa è la mia grazia di prima, sì. Top. Sta sotto o sta sopra? Vabbè, per una runa. Ma che poi ste rune qua, tipo, scalano o continuano a dare le stesse monete anche in endgame? Cioè, tipo... No, sei uscito. Ah, cazzo. Ops. È vero, in effetti. Ste rune qua continuano, cioè, scalano o tipo in endgame ti danno comunque ste cazzo di 800 runi? Ah, ma ce n'erano altre distanze, però. Cazzo, ce n'era un'altra almeno. Vabbè, dai, dopo mentre te ne vai, te ne vai. Ma sì, fatela dopo. Che cazzo, comunque, non ho capito bene la tua domanda. No, no, beh, chiedevo se le rune che trovi, queste qua, ne trovi di migliori poi in endgame. Ok. Ah, poi beh, ci sono, sì, quelle auree, di migliori, questo ovvio. Intendevo. Ci sono anche quelle più grosse. Allora, il suo amico prima mi ha colpito, quindi ora io mi vendico. Minchia, che sberla. Pietra della forgiatura 1, ecco, a me serve trovare la 2. Sperando che beh, qua ci sia. Beh, sta galleria ormai. Sì, sì. No, vabbè, ma questo è Dynamite, proprio lui. Mica, hai visto che barilotto c'ha dietro? Oh! What the? Oh! Pietra della forgiatura 1, pietra della forgiatura 1. E tipo nelle gallerie ci trovo boss o... vai avanti. Esplora. Vabbè, non era una domanda rivolta a questa galleria, era una domanda generale. Puoi trovare, sì, tante c'è il boss cose alla fine della galleria, ok, vedi. Anche waifu se vuoi. Quelle mi piacciono. Nico. Oh. Vai da mio padre e dagli questo. È morta. È morta. I ratti sono molto più forti delle persone, comunque. Temibili avversari. Godric fa il buffo ai ratti. Guarda che comunque roba. I ratti a Parigi erano simili a questi, raga, per sì? Giuro. Oh, sì, no. Tantissimo. Ti attaccavano pure? Minchia. Ma no, 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 erano due sul dappertutto. No, aspetta, come sono... Più avanti bugiardo. Più avanti bugiardo. Più avanti passaggio segreto. Ah, ok. Quindi il passaggio segreto non c'è. Perché quello è un bugiardo. Sì, allora, in realtà i passaggi segreti ci sono, però li devi trovare. Eh sì, però questo non c'è davvero. Rotolandoci addosso. Ok, no, okay. Questo no.
Eh no, mi appesantisce, Aci, mi appesantisce lo scudo perché sono proprio al limite per il carico pesante. Non ho mai aumentato il vigore, quindi sono al limite proprio, non posso metterlo. Ma più che altro invece usare due... Cioè si possono usare le spade a due mani, tipo io posso mettere questa più un'altra anche volendolo. Sì, però la devi mettere nell'altra mano, che non è lì. Minchia, che bella. È nello slot sotto. Ok. Giusto per vedere come esce fuori. Okay. Tipo se metto questa... E come funziona ora per attaccare? Devi premere cioè sarebbe L1. L1 e hai l'attacco a doppia spada. E sono... cioè... ci sono... sono forti. Ovviamente fai più danni. E sono forti. Ovviamente fai più danni. Usate doppie? Cioè ci sono robe per cui conviene usare le doppie o...? E dipende da come vuoi giocare in realtà, perché il bello di questo gioco è che tu puoi giocare come vuoi, sì, capito? Sì, vabbè. Cioè come vuoi tu e questa roba qua ti permette anche, cioè per esempio di usare incantesimi con la spada che hai te. Cioè puoi tenere anche un bastone per le magie, capito? Però ci sta avere spade. Cioè nel DLC c'è chi la usa e è in meta anche. La tempra, il vigore è quello verde, vabbè vaffanculo. Ma scusa, ah cazzo, là c'era qualcosa. Ok, allora torno indietro adesso. Perché lì secondo me... Ciao B. No aspetta, qua è da dove sono arrivato, no? No, ok. Questo è un altro posto. Questa in teoria è una stanza in cui... No! Oh no! Oh no! Esatto, per le magie c'è Hogwarts Legacy. Qua si usano gli spadoni. Eppure Elden Ring ha più magie di Hogwarts Legacy, spoilerone. Azz. Ha più incantemi di Hogwarts Legacy. Il capolavoro. Collateral! Aspetta, non ho missato oggetti, vero? No, non avevo per i gossip. No, lo scudo non mi piace usarlo. Ho missato una zona. Come ho missato una zona? Ho missato una stanzina piccola. Ma va, a sinistra. Qua. Ma va. Sinistra, sinistra, sinistra. Ma ci sono stato sinistra, qua. Sinistra, sinistra, preciso andare a destra. GG, ho ucciso il brother e ho raccolto anche un oggetto. Nico, muro segreto, fidati, muro segreto. Ma no, Sanni è incazzato. Io non misso. Dici? Ma aspetta, qua dove cazzo sono? Là dentro c'era un boss. Ma aspetta, ma qua è... Sono tornato indietro, ecco. No, sei giusto. No, sei giusto. No, non sei è da dove... Sei giusto. Sì. Però c'era la parte dove prima non sono andato. Lì c'è un oggetto pure. Porco Diaz, quanti oggetti ci sono, zioca. Poi devo fare tutto il giro indietro perché c'è... Porco... Per una runa aurea, dio boh. Cioè, questa è una delle prime grotte, quindi... No, e ora sono andato... Ta 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 ta. E... No, là sotto muoio, ok. No. Lo so. però cazzo, ho missato una stanza prima. Fai attenzione, groppa. E di qua invece? Cioè, secondo me c'era una stanza prima che ho skippato. Zio Khan, secondo me ho skippato una stanzina prima. Dov'è la statua di Marika che me la segna? All'inizio. Ho skippato qualcosina. All'entrata del portone. Bella Kai. Come sta andando? Ma molto facile, guarda. Vabbè, è un trollone questo. Troll scavapietra. Medusetta! Ah! Oh mio Dio, che cazzo è sto coso? Oh no. Questa è Kai quando vede una ragazza. Minchia.
Dammi il tuo numero, dammi il tuo numero. Madonna, che hai arrabbiato, eh? Ma non me lo fa, non me lo fa. Dov'è che gli devo fare la finisher ora? Oh, vabbè, che bazzo. Sì, ma non capisco perché ha qualcuno in faccia qualcuno dietro. Ma poi Nico pusha sempre il culo, Eh certo, medaglione ruggente. Equipaggiamento, medaglione ruggente. Potenzia gli attacchi basati su ruggiti e su offi, vabbè. Questo è per tornare allo start, sì. E qua c'è una sega. Sì, qua non c'è un cazzo. No, no. Ma io non capisco, cioè, io ogni volta non riesco a capire dove devo fargli quel critico di merda, se da dietro o da davanti. Perché le prime volte Siva mi diceva davanti, da dietro. Vecchio. Ah, ma qui dipende da mostro a mostro. Nei troll davanti. Sì, anche quelli giganti, tipo di fuoco, che ne hai ucciso uno, lo puoi fare solo in davanti o in pancia. Nico, nel dubbio vai sempre al culo. Ma infatti io nel dubbio vado sempre Nico, al culo. Nico, vuoi fare un altro... vuoi fare una catacomba? Sì. Qua ne ho fatte okay, due. Ok, vedi quella lingua di acqua, quella lingua d'acqua, dove che va lì in alto, sopra il lago? Questa? Un po' più indietro. Qui? Però sì, è quella. Lì, vedi che c'è la natura nel muro, più in basso. Qui? A sinistra, lì. Sinistra. Lì a sinistra. A sinistra. C'è una grotta. Qui? Sì. È lì dove hai il cursore. Un pelindro. In teoria è lì. Vabbè, aspetta, vado a piedi tanto. Ho capito, Nova, che c'è il punto in cui colpirlo illuminato. Io non l'ho mai visto, Dio buono. Chi è sto brother? Che brutto. Allora, il lago è qua. No, sì. E questo che è? No, ok. Probabile nemico. Quindi qua a sinistra. Che poi adesso potrei fare un level up. Vabbè, ci sarà la grazia tanto. Ah! Via. Si schipa. Dusan Vlahovic. Sebastiano? Ush. Ok, sarà qua. Immagino. Comunque, Sunny, se vuoi indicare qualcosa sulla mappa, bella, puoi usare sta roba. E... invasione... no, che cazzo vuol dire? Invasione di dito sanguinante, che cazzo è? Vai, entra! Ma non posso! C'è da aprire con la chiave di pietra? Dove cazzo perché sta? Ti hanno invaso. Ah! Oh mio Dio! Vabbè, ah, ma perché forse sei di notte? Non hai stamina? La stamina. Ma era uno solo o ce ne arrivavano altri? Uno. Ah, t'ha cacato? Ma cacato? Invaso? Sì, ma non vale. Io volevo entrare nel chill nella mia grotta. E quindi devo ritornare là? 9000 lune. Per forza. C'è già il punto sulla bussola segnato dalle lune. E che cazzo avete fatto il ping? Vabbè, ma perché il mio ping... beh, in effetti. Il mio ping è più bello. Ah, cazzo, niente. Vabbè, se lo ammazzo mi dà un'arma sanguinamento forte. Mi sta troppo tardi. Ma ogni quanto succede questa invasione? Sai, tipo ogni 8 giorni? No. È a random. Aspetta che... forse era. No. Forse perché eri di notte lì. Ho capito. No, cioè sono certi nemici no, che cambiano di notte. In sì, vabbè, mi stai laggando. Ah, sempre ogni volta che torno lì, ok, ok.
Poi dipende, quando a terra trovi dei messaggi, prova di notte, vuol dire che ti compare un nemico di notte, lo devi fare solo di notte. Ma e quello è solo di notte, quindi ora non me lo trovo più. Ok. No, mi sa che quello non era solo di notte. No, quello c'è sempre. Teschio. Easy. Aspetta, le mie rune. Eccola. No, però ora è aperto, quindi ci sarà solo di notte. Ah no, ok, non è aperto. Vabbè, dai. Figa, è più skillato di me a schivare di sicuro. Un po' sprecata, però. No, figlio di puttana. Stamina. Quell'attacco lì ti consuma tantissima stamina, quindi occhio. Ah. Sicuro. Ma basta! Ma quante volte si può curare? No, non si è curato adesso. Ma perché è arrivato il bro? Che cazzo è quello? Che cazzo è sto qua? Chi è sto qua? Che era quel robo? Reduvia. Equipaggiamento. Va bene, una spadina. È un pugnale, brutta. Ma cosa leva sta Claymore? No, 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 no. È una lore run. Devo tenere la Claymore per forza. A una certa mettigli una cenere gorda, però, cioè. Ma non è buona quella cenere lì. Hanno detto che è rotta l'artiglio leonino. Sì, ma metti qualcosa di più divertente, un po' diverso. Qualcosa che ti piace di più. Cenere di guerra. E ho queste per ora, non ho chissà che, Dio buono. Sì, no, se ne trovi altre, usale. Sì, certo, però per ora non ho nulla. Un polle, torna lì. Ah, perché ho trovato un seme dorato. Ampolle, aggiungi carica. Ah, aspetta, posso fare anche un livello? Ma a me frega una sega di Dark Souls, Kai, è perché sto usando... Ho il personaggio di Claymore e quindi gioco la Claymore. È la tempra, quindi, carico massimo più vigore. Sì. E vabbè, vedi, quindi è giusto che ho detto che non ho alzato mai il vigore. Sì, vabbè, la tempra... Tu intendevi per il carico. Eh sì, il vigore. Per il vigore col carico. Perché alzando il vigore alzo anche il carico. No, alzando la tempra alzi il carico. Alzi il carico e anche il vigore. Sono due robe separate. Ma alzando il vigore devi per forza di cose alzare anche il carico. Non puoi alzare il vigore senza alzare il carico. Quello. Oddio. Ma? Anna. No. No. Perdi vita. Aspetta, intorno via. Minchia. Ah, li one shot tutti. Che bello. Ma perché missi? Cercherò. Ma di cosa? Dove? M'ho raccolto tutto io. Ah, ok, sorry. GG, immagina. Stai perdendo vita per il veleno. Sì, lo so. Cerca eroe. Più avanti, cara vecchia. Da dove sei arrivato tu? Da dietro. E c'è destra e sinistra. Vado da entrambi, vado prima a destra. È la sinistra, guarda. Questa è la destra. Ah, no, aspetta. No, non andare qua, vai prima dall'altro lato. Infatti, perché qua c'è il boss, sì. Quindi vado prima dall'altra parte. Questo boss è bellissimo. Perché sempre fungo, minchia? Se c'è un fungo mi incazzo. Ah, c'è veramente un fungo, porco. Perché sempre fungo, zio K? Ma il fungo mi serve solo per il crafting. O lo posso... Se lo mangi, tipo, ti fa venire le allucinazioni al personaggio. Se ribo, poi anche bello. No, è vero, tipo, vedi la visuale che si muove. Ma davvero? Bello, droga? No. Ah, cazzo.
Vabbè. No, basta, non lo apre, una trappola di sicuro. No, no, no. Bene, questo boss. Ma va, Nico, esplodi sicuro. Dov'è? Abito di tessuto, pantaloni di tessuto. Patches. Ah! Vabbè, ma che cazzo di boss è? Questi qua non sono boss. Sono degni di essere chiamati boss. E non invece boss. Ora vedremo la vera natura di Ma Nico. Che cazzo di fine ha fatto? Ma ti si è buggato. Nemico abbattuto. Ma... si è reso. Bravo, ah, perché Nico. Si è reso. Ah, ma lo potevo uccidere? Certo. E cazzo, come lo uccidevo? Io lo volevo uccidere. In realtà hai fatto bene a non farlo. Ah! No, no, cosa fai, Dio? Mamma mia. Perché ho fatto bene a non farlo? Cioè, mi sarà utile in futuro questo o no? Sì. Cioè, no, è Nico, oh my god. Ok. Senza luce come sta. E Seba, spostati un po' in culo il ventilatore. Dici? Ma così va bene? Sì, sì, no, ma un po' di più nel culo. Dai! Va bene? Sì, sì. Perdona e dimentica. Patches. Ma perché guarda te? Ma perché parla così? Ma che cazzo di c'ha questo? È Marinowski. Boh, dalla bella sembra che diceva. Guarda. Questo è Nico che ti propone il business Ibiza. Goschi, sì, è così. Fagli la danza del golo. No, torna all'ingresso. No, sei fatto. Ma che cazzo di catacombe mi hai fatto fare, mamma mia. Questa ma era per... catacombe. Cos'era allora? Caverna, scusami. È vero, c'è una grande differenza. Vediamo. Ora io... Allora esploro un po' il sud della mappa. Però, cioè, vabbè. Ma se esploro a random, tipo qua, trovo... Qua c'è qualcosa, vedi? C'è qualcosa di arancione. Per forza. Tocca andare lì, allora. Tocca andare a fare quella temibile grotta. Quindi due. Fai le galere. Sì. Ma le galere le ho fatte quelle che c'erano, tranne quella del cavaliere. Ma del... Kaelid. Ma hanno detto che è difficile, la faccio dopo. È difficile, Kaelid. Nico ha paura, Nico. Io sono andato prima lì. Io sono andato prima lì che dove stavi andando tu, dove stavi con le dita. Grande, sì, ma non è giusto il cavallo. Il cavallo dovrebbe attutire il colpo, cioè dovrebbe morire lui e non io. Io all'inizio me. Pensavo che usando il doppio salto del cavallo. Quello che ho detto, è quello che ho chiesto io prima. Ma avrebbe senso, Cioè, perché no? Scusa, sì. Avrebbe strasenso. Ma minchia, allora che cazzo di giro devo fare? Vabbè, allora domani ci provo. Mi butto da un comunque, palazzo con il cavallo. Se hai le pietre arcobaleno. Tanto quelle servono solo o per segnare il percorso o le puoi usare per buttarle e capire se muori. Cioè se le butti e si rompono, tu quando ti butti muori. Se rimangono intere puoi buttarle. Ah, ma aspetta, è su la roba! Che palle! Che cagata sta roba che il loot resta su però, Zio K. Strafastidioso. Scusami, io volevo scendere, lasciamelo giù. Che c'entra? Cioè, se cadi sotto mappa, il loot non lo prendi più, no? Esatto, se cadi sotto mappa sei un coglione. Onesto. Cioè, immaginati morire di caduto, ok, ma immaginati cringe cadere sotto mappa addirittura. Zucca, devi sì, essere tipo stupido. Io che ho perso 300.000 rune oggi. Vabbè, spiccioli. Così. Spiccioli per Sunny. Vabbè, ma allora esploro verso...
Ma alla fine l'hai battuto il boss del DLC, Sunny? No. È morto. È morto a spalle e basta, perché è una pippa. Sì, è underlivellato. Sì, è underlivellato, livello 800, 8000 ore di gioco. Ah, è veramente una caverna. Galleria di Morn. No, non è che vero. Livello 6, Sunny? G, fidati. 190. Minchia. Lì c'è una... due robe segrete. Underlivellato, zio porco. Minchia, quel boss, sì. Ma DLC è diverso. Perché, che livello dovresti essere per quel boss? Ma che poi il DLC si basa sul tuo livello, non è che ci sono... Cioè... Capito? No. Che cazzo non è che non è standard il livello degli avversari. Si basa sul tuo livello. MMR, praticamente. Pietra la forgiatura 1. Ma dammi la 2, tipo... ok. Ma le funere, Sunny, le funere del livello 7, dove si trovano? In giro. Codo. Wow. Codo. Ottimo consiglio. Codo. Vabbè, ce n'era un'altra distanza. Sti cazzi. È un massaprese. Yeah, amico. Porco di... Basta, massaprese di merda. Allora, un tipico nome da massaprese è Gabriele. Godos. Lo one shotavi, c'è questo 3 anni. Ma perché non avevo la spada a due mani. Ma che fastidio che ogni volta che muoio la devo rimettere, me ne dimentico, ZK. Ho paura. Godo. Dogo. Club Dogo. Aspetta. Vabbè, il proseguo sarà per di là. Questa sarà una stanzina segretina. Su, Kakai. Re delle schivate skillate. No, minchia, aspetta. Io odio in sti giochi simili quando ci sono tipo due vie da prendere. Io prendo la via che palesemente sembra quella più sfigata. Esatto. E sembra che sembra tipo la via secondaria. Un item e te ne vai e torni indietro. Sì, sì, che prendo la via. Che prendo la via quella che sembra la via secondaria. Dico, vabbè, vado un attimo qua, poi vado per la via principale. E invece alla fine la via che sembrava la secondaria era la via principale e nell'altra via figa non ci torni mai. Da strafastidio, Nico, zio porco. Nico, sempre la destra. Cioè, tipo qua, figa, dovevo passare per la trave per arrivarci. Sembrava una via secondaria, minchia. The Shadow... è per la destra. Fascista. Vabbè. Il fascista più piccolo d'Italia. Godo! Beh, minchia, The Shadow non c'è nel senso. Troppo forte. Runauria. Saluti col braccio alzato? No. Ma figa, era morto palese, dai. Vai in gesti. Madonna, che fastidio, carne pregiata, zioca. C'è un saluto col braccio alzato nei gesti. Oh! Puoi imitare Gisciano. E di là si va avanti ancora. Ah no, ok. Ecco la pietra da forgiatura funerea. Vedi, bastava chiedere a me invece che a Sunny. Sì, una. Livello 1. Non serve livello 6. Vabbè, ma le fondi e le fai di livello 7. Sì, Minecraft. Se ne unisci due di livello 2 di livello 6 e ne fai una di livello 7. GG. Ma non dovresti fare una di livello 12? Eh no. Che gioco di merda. Figa, ma le trovo solo di livello 1 io le pietre della forgiatura. Perché non le trovo di livello 2? Le sto trovando di tutti i livelli tranne di livello 2, zio. Conta io che non le ho usate. Ce ne ho bizzeffe fino al livello 5. Io le so Figa, te le gifto.
Minchia, le sto trovando tutte tranne quelle di livello 2, Dio buono. In teoria qua dovresti trovarne di livello 2. Fa più strano che stai solo a livello 1. Minchia, ma mi sa che veramente... quanta roba. Mi sa che veramente questa era... Lo so. E minchia, sono andato un attimo indietro per affrontarli nel chill. Nel chill. Nel chill tutta, voglio chillare. Non ti fullare. Ma quel rincoglionito? Figlio di Troia, che palle. Godo. Figa, tagliate le gambe, zio. Ma cazzo, quindi era davvero questa la strada principale, mannaggia. Che palle. Cioè, devo rientrare da capo per prendere l'altra, poi. Vabbè, che poi era vicino all'ingresso, quindi ci metto un attimo. Ah, pietra forgiatura, sempre livello 1. Livello 1. Ma secondo me a sto punto, in sto posto, saranno tutte di livello 1, scusa. In realtà può essere. Cazzo, un'altra però strada di qua. Porco Dio, trovo entrambi. Cazzo, è pieno di... questo è il boss. Quindi ci vado dopo. Prima era pieno di strade di là. Ecco, un'altra pietra forgiatura funerea, si va in questa grotta. Ne trovi un sacco. Livello 1 sono, figo. Ne ho 27 di livello 6, mi servono quelle del livello 1, di nuovo, trovata una. Facile. Vedi, è solo non sai esplorare le grotte giuste. E... cotone morbido. Top. E ora posso andare ad affrontare... ah, che poi era qui sotto, minchia. Ecco, lì sopra è dove dovevo andare prima. Top. Poi devo restartare allora e andare lì. Vediamo. Per prima cosa a destra, vabbè, già ci sono stato. Non mi aspettavo un nemico debole. Ah, vabbè. Prova fuoco. Prova fuoco. Non mi aspettavo un nemico debole, quindi dovrebbe essere chill, dai. Mica, se no mi incazzo, zecca. Non mi aspettavo un nemico debole, il boss finale del DLC. Ah, vabbè. Oh mio Dio. Aspetta, ma io posso evocare questo? Metuzon! Drin drin! L'ora del Metuzon! Madama fa cacare, ma è un massafrese evoluto. È un massafrese super saiyanzica. Vabbè, il Metuzon poteva anche risparmiarmelo. Ancora arrugginita. Mi sembrava molto forte, dai, però. Più avanti. Vabbè, testa. Sì, ha voluto fare un'altra grotta facile. Vabbè, scusa, tutte le devo fare. Ci sta? No, ci sta. Hai fatto benissimo. Cosa c'è qua? Prova a affrontare tutti insieme. Là devi sederti. Poi facile. È caldo. No, facile, relativo. Tutto dipende. Cioè, dai, secondo me non è stata così facile. Oh, Nico, ma hai trovato una di quelle tartarughe da qualche parte? Tartarughe ninja? Quali di tartarughe? Quelle giganti, tipo. Sì, un tipo botto. Quelle mi pare. Giganti. Sì. Dove? Ma di quali tartarughe? No, aspetta, no, i musolei, tu dici. Sì, ne ha trovato uno lui. Sì, ma sono rari. Sono rari? Ce ne sono pochi. Ma tipo girano quelle tanto per la mappa? Sotto. Cioè, li devi trovare? Girano tanto ma per la mappa? Quelle con la campana sotto, quelle sì, enormi. Ho capito quale. Quello che tu mi hai detto che... cioè, che Mortal ha detto che gli dovevo rompere i piedi, tipo. Sì, sì. Ho capito, ma sono rari. Cioè, girano per la mappa o sono in posti fissi? Posti fissi. Ah, vabbè, allora non sono difficili da trovare. Ma Sani non si ricorda i posti. Uno mi ricordo che era stato al castello, mi sa. Ehi là, brother. Dynamite song. Vabbè, alla fine qua c'era un agglomerato di pietre esplosive. No, pietra da forgiato. Sempre livello 1 e basta. Le trovo solo di livello 1, zio K. Questo qua sopra cos'è? Questa roba arancione qua sopra. Un vulcano. Che è quella roba?
Qua non ho esplorato niente, quindi potrei andare verso di qua. Ma quella è una galera? L'hai già fatta? Questa qua l'ho già fatta. Mentre qui, secondo me, no, forse sta parte qua a sinistra ho guardato di meno. Però minchia, non ho trovato grazie e devo andare tutto per di qua. Guarda una foca. Questa è dalla parte sbagliata, sì. Quindi verso di qua. 7000 monete, un upgrade, non lo faccio ancora. Sì, che poi con sta caverna di merda ho fatto zero praticamente di monete, zio K. Ah, se no vado verso Kaelid. Vabbè, Nico, ma skippa sti affari, ti danno neanche 50 monete, cioè. E quindi li skippo, dici? Ma non killare tutti, guarda intanto. GG, sempre se va ieri, fa, consiglio, uccidi sempre tutti. Ma che cazzo dici? Uccidi il pecoro. Sì. Ieri vabbè, hai detto... Vabbè, ma allo start, che tipo che livelli con 500 rune. Cioè, quindi ora, vabbè, figa, ho capito, ma se ne uccido 1000, un livello lo faccio. Oh. Eccolo, guarda Sunny. Ah, porco dio. Fammi vedere la mappa. Ne ho trovato un altro qua. GG. Minchia. Easy, carry un pro player di Elden Ring. Assurdo. Tra l'altro forse è lo stesso che avevo visto ieri. È quello che Sunny ha detto di spaccare le gambe. Sì, sì, mortal. Sì. Ma fagliela. Ma se mi calpesta bene male. Adesso non ti serve, cioè. Vabbè fallo lo stesso, dai. Come gliele spacco le gambe? Ste cozze, ste chiazze bianche. Comunque a me fa strasenso ste robe. Sembrano, cioè, i calmi. Non sono angosciante, tipo. Gnam. Ma se mi calpesta mi fa molto male. Ti fai calpestare da sto coso che è lento come morte. Ma cazzo, ma l'alza ancora però la zampa, anche se gli ho rotto i teschi. Ok, basta, in teoria ora accade che si sta piegando. Ma gliene bastava rompere una di zampa. Sì. No, devi ucciderle tutte. Ma non sta cadendo. A me me ne basta da fare una. Devi farne magari tutte. Due. Ora gliene ho rotte due. GG. E cammina ancora. No, cade ora. Sta cadendo. Non abbiamo di cadere addosso. Ti sta cadendo addosso, Nico. No, non ti cade addosso. No, si è full boxato. Ma ok. Easy. Cavallo. Pensavo bisognasse tutte in realtà. Tanto non ti serve un cazzo. Ah, non mi serve a niente proprio. È per duplicare le, cioè... le membrane. Un po' copiato da Palward, sì. Oh mio dio. Palward è uscito dopo. Ma la posso duplicare? La duplico o no? Allora, le rimembranze sono tantissime. I musolei ce ne sono solo pochi, quindi... Ah, e quindi ognuno funziona una sola volta? Sì. Ah, allora non la duplico sta qua. Ma perché io ho letto che questa qua di sto tipo fa cagare la testa di drago. Sì, io l'avevo duplicata perché appunto non lo sapevo. Ma io ho letto online che sta testa di drago fa schifo, quindi evito. Con Diaz. Non è più poi. Blind Run se leggi le robe online. Ma ho capito, è Blind Run nel senso che non conosco nulla, ma Zio K, ho cercato, non è neanche che ho cercato. Ho letto a cazzo una cosa su Godric e uno diceva che la testa di drago faceva cagare, zio porco. Godric. Io la L non la leggo. Non esiste Godric. La L. Comunque Goldrick è dorato. Sì, Goldrick ha molto più senso.
Ma comunque, tipo, le robe tipo le grotte si trovano nei bordi solo, non è che le posso trovare al centro, no? Aspetta, qua c'è Marika. Quindi ci deve essere qualcosa. Cioè, se c'è Marika, ci deve essere. Ti accompagna dappertutto. Ma ho capito. Ma se c'è Marika, vuol dire che ci deve essere qualcosa di importante, no? Non è che la mettono a caso. O la potrebbero mettere. La metterò anche di accampamento. Oh, è un pazzo questo. Cosa? Oh mio Dio. Si caga quello. Ah sì? Ah, ma no, dai. Se muori mi dai 100 euro. Occhio che c'è un tipo con la balestra sopra la torre là. Madonna, che pussi del cazzo questo cavallo. Sì. Okay. Vabbè, ma quello con la balestra veramente ne hai same, zioca. Prima volta che mi colpisce, Dio buono. Ha! No. Sto arrivando. Tanto mo rimane in giro a sparare. Ah, devo mettere il segno dove c'è il mausoleo, ok. Sto arrivando. Ma è serio? Cogli la mossa speciale? No. Cazzo, se ne è accorto. Aspetta. Però faccio. No, porco cazzo, basta ste trappole. Dio, ma quante ce ne sono? Cioè, è probabile che quando la vedi, in teoria puoi rollare all'indietro. Porco di, dove sono? Non ci credo, ma aspetta, apri la mappa. Ma sei dove sono io adesso? No, non andrà. Oddio. Ovviamente non puoi tirare la leva. Ah, ma là c'è una grazia, tanto. Vabbè. Ma minchia. Ma scusa. Che quello lì, quello a terra è un gigante di pietra. Sì, sì, immagino. È vivo. Oh, livella. Livella. Nico, te lo fai, Nico, te lo fai. Ma immagino che sia molto forte. Ma va nella pippa. Boh, non lo so, io ti parlo sempre che l'ho cagato, però sono livello 100 io. E non posso usare le vocazioni. Minchia, sei livello 100, no, grazie. Era più. Ma va, è scarso. Punta le gambe. Grazie. Perché vedi solo quello? È scarso. Ma figa, no, dai, non gli faccio un cazzo di danni, non lo posso fare ora. Ma prova, ma perché? Ma figa, ma io qua. Cioè, hai livellato. Ho capito, ma guardi i danni che gli ho fatto, Dio buono. Cosa c'è? Ma grazie qui, hai livellato. Capì, ma non gli faccio danni. Ci muori un paio di volte. Cioè, come lo uccido che non gli faccio danni? Gli devo fare 8000 dai! Hit. Giocali sempre sotto i piedi. Vabbè. È morto. Cioè, non gli faccio danni. GG. Ti sei guardato attorno. Ora mi guardo attorno. GG. Zioca. Fammi prendere. No. Ops, ho sbagliato. No! Dai, cazzo. Ma sono morto così avanti. Usa i cani. Usa la spada blasfema. Ah no? No, non me la fa usare, no. Ma Nico, comunque che pussio. Oh! C'è un albero. È l'albero madre. Ma quindi sono tipo nella zona più importante? No. Sei... su Kashima. Minchia. Quello che c'è sotto è infinito. È tre volte ecco, più grande. Ecco, oggi... del castello di Gran Tempest. Oggi ho camminato sopra quel drago. Che bravo, Sunny. Sì, ma io in tutto questo volevo solo fare nel chill. Eccolo qua, la torre del ritorno, ok.
Ma io voglio trovare qualche grotto. Cioè, tipo grotte le trovo in posti così, no? Cioè, se vado qua... Ma perché non vai avanti con la lore? Se vuoi un'altra grotta, aspetta, zoom. Zoom qua. Hai una grotta su questa costa qui. Qua da qualche parte. Ho battuto. Sto giocando una build verticale su forza. Sì. Il mini boss dello start, quello a cavallo? No, non c'è più tornato. Ma è facile, lo potrei fare? Beh, adesso potrei. Allora vado a fare quello. Prima vado a fare questa grotta. Ma è non quello... Non puoi scendere da qua. Quello non respawna, vero? No, no. Tutti quelli con la vita sotto non respawnano. Da lì scendo. Nico Elden Ring, Nico Elden Ring, attenzione Nico Elden Ring. Ma in teoria la spada... Nico Elden Ring. In teoria la spada la impugno a due mani, poi a volte me ne dimentico. Mamma mia. Mamma mia. Oddio. Ma la ghiacciola. Guardalo. Faccia testa. Ciola. Porco dinci. Spara. Vabbè, mi aveva body bloccato. Mi aveva bloccato il bastardo. Gli stavi rollando sulla ciola. Arrabbiatissimo. Minchia. Aiuto, lì muore. Madonna. Nico quando. Vai a cavallo. Però ho ucciso il ragno, ok. Il temibile ragno. Quattro spedos. Faglio. Che è tutta quella roba? E là. Questo qua devi... ci sono i messaggi, aspetta, ci sono i messaggi. No, non inseguirlo. Lui fa la stessa strada. Trova a terra dei messaggi dove ti indicano la posizione. Cazzo vuol dire? Non ci sono messaggi. Sulla strada che fa lui, Ah. Trovi i messaggi dove ti dice qui, devi aspettare in quel punto e colpirlo in predict. No, Nico, puoi metterti anche in un punto che vuoi dove passa lui, anche qui sì, dove sì, stai sì, ora. Sì. Qualsiasi punto. Mettici qui che se sei... Poi guarda ti... da dove arriva. Quando ripassa gli dai un colpo. Guarda verso dove arriva, quindi da dove sei arrivato tu. Devi predictarlo e colpirlo. Sì, ma tipo? Vai. Un attimo prima. Late. Prima? Ma minchia, è ma non era ancora? Invisibile. Ma fagli tipo l'abilità quella lì della spada. Prendi il timing di quella skill lì. Però. Ma... Ah, ma ed è sempre per le ceneri di guerra sta roba, quindi. C'era una grazia. Esatto. Prova attacco. Sì, prova attacco, GG, che compari solo dopo che l'hai fatto, però. Zio K. Ma hai skippato una grazia? Boh. Dietro. È un cattivo quello, non è un NPC. Minchia, sembra un mercante, sembra. Babbo Natale. Oh, oddio. T'ha alitato in faccia. Ha un po' la blu, comunque. Mi ha dato degli stivali. Pantaloni di Okaiden. Onesto. Ma davvero ho schivato pantaloni di Okaiden. Ah, pantaloni di Kaiden, che schifo.
Ma io ho già la migliore armatura del gioco. Ma non mi sembra di aver visto una grazia, però. Ma sei sicuro? Dovrebbe essere una caverna lungo... Ma sei sicuro che ho schippato una grazia? Boh. No, non ne sono sicuro. Appunto, perché secondo me non ho schippato grazia. Sunny crashato? Let's go. In teoria, se non sbaglio, su questa costa lungo il muro. Ma forse era prima, allora. Boh, vai fino in fondo, vai dietro in fondo. Se non vai lungo il muro non lo capisci. Ma potrebbe essere che era prima. Cioè, qua sono alla fine. O devo andare anche sull'acqua. A parte che lì sull'acqua c'erano dei messaggi, non si sa mai. Non guardi mai tu. Questi messaggi? All'angolino, quelli. Più avanti bugiardo. Più avanti non troverai forziere. No, più avanti non puoi andare più avanti. Appunto. GG. Madonna, che figli di puttana. Che figli di troia, Zuka. Che ti mettono i fakes. No, te no va. Che figli di zoccola che ti mettono i fake. In teoria dietro... Vai, continua ad andare. In teoria dietro quel coso enorme. O questo o quello che sta sotto. Qua c'è una sega. Ah, forse è quello sotto. Qua non vedo quello. Devi andare giù. C'è la caverna sotto. La Batcaverna. Grande, ti sto dicendo da un'ora. Buongiorno, Sam. Qua sotto dietro. Scendi. Scimmia. Scusa, non era dietro, aspetta. Vabbè, forse più avanti, non mi ricordo. GG, ragazzi. Bella caverna. Ah, di davanti. Ah, eccola. Caverna costiera. Cos'è quello di essere? Okay. È un NPC. Quello lì che ti cambia l'estetica degli abiti. Ah, ma è quello. Ah, questa è la caverna sulla costa. Quello che diceva. Quello che doveva. È quello che avevo trovato il primo giorno. Sì, quello lì nella pianta. Devo mettere la torcia, infatti. Allora. Ma tanto ora non ti serve più. Vabbè, metterla. Sei in medio, quindi. Quando hai appato sei in medio. Ah, godo, che culo. Culo, hai livellato. Vabbè, sì, nel senso. Comunque sta roba delle grotte è proprio una figata, raga, cioè. Vuoi affrontarli una alla volta e poi evviva messaggio? Let's go. Ma sono... Scimmie. Calabresi. Aia. Minchia, urla come Gisciano. Quando gli fatto così. Allora giù. No, allora prima vado qua. Ciao. Prima andrò qua su. E non c'è. È che. Una Segax. È lì compari dove avevi visto dall'alto. Sì. Sopra, quindi. Ma non serve che fai l'attacco caricato con questa spada. Perché? Cioè li sciotti questi. Vediamo. Cazzo. Ma è più divertente fargli l'attacco caricato. È bella l'animazione. Ma perdi più stamina. Ah! Ma sai che l'attacco in salto lo puoi fare anche con l'R1. Ed è forte. Beh, comunque l'attacco in salto con l'R1. Ma chi è che è morto da questo? Non mi aspettavo Branco. Per forza, no. Sunny.
dai, no, è un bot dai, questo, farlo senza. Per forza! Dai, muori cefalosenza, dai. Non te la sei comprata la lampadina, no. No. Per forza! Ma vedi che è un bot, te lo fai... Per forza! Ah, ma è sto coglione. Sono due. Che belli sti bot. Aspetta, Sunny. Bot. Dove cazzo mi sono... Sunny. Poi... No! Ehi. Aspetta. Ti volevo evocare anche la medusa per farti felice. E allora fai FK, cazzo devi fare. No, seriamente, non ti fai tutto allora. Ma dai, c'è sta già. Che cazzo è? Lascio la gialla. Ma così lo fai rosicare io, vai. Forza! Forza, miei prodi! Andate all'attacco! Siediti, fai con un gesto siediti. Un bel gesto fai siediti. Non ce l'ho. Riposo. Ah! Cavolo, ma aspetta, l'antico cavaliere sta per morire in verità, lo devo salvare. Altro che fa tutto lui. Vai, è una pippa. Guarda il file. È un bot, gli avrà fatto 15 di aspetta! Danni. Ok. Ho dato il mio contributo. Vai, ma la torcia la tolgo adesso, che mi dà fastidio. Ora... Domani. Ah, ce l'ho una mano sola. Non ti è morto. Sì, okay, no! Mi sa che gli serviva proprio il cavaliere. Ma più che altro dovevo combattere insieme a lui, poveretto. Ma non me la prende a due mani, Dio buono. L'ha presa a due mani, sì. No, vorrei un attimo ambientarmi. Datemi un attimo di tempo per farmi una cura, Dio caro. Lasciatemi in pace. Ok. Che palle, ma il target di sto... Cioè, come faccio a targettare loro, Dio caro, invece dei coglioni? Ah! No! Ma... Questo è un tipico cane barese. No! No! Ah! Ok. Come l'uccello è diventato. È che ci sono quelli piccolini, mi targetta loro. Bella mortal. Cazzo. Lo so. C'è il muro dietro, non rollare all'indietro. Porco Dinci, che fastidio, Dio caro. Sento troppi versi, mi stanno dando fastidio. Dai che sono entrambi quanti, po'. Ho capito, non posso fare niente. Dio caro. Ah. Oh, mi andava. Vabbè, guarda. Non hai cura, perché sta solo lui. In teoria muoiono gli altri se tu ci guardi. Sì, immagino di sì. Ho capito, targetta solo lui. Fosse facile, non me lo targetta, Dio caro. Non ho capito. No. Oh. Mamma mia. Ciao Miwa, hai visto? Ho appena fatto un boss temibile, Miwa. Wow, ti ha dato un bel drop, un bel ago da ucciso. Ma perché sono una donna, forse? No, perché devi darlo a quel coglione lì. Minchia, vieni sul fuoco, Zeka. Scemo. Perché ha pullato il braccio? Dai! Ok. L'abbiamo aperto sul fuoco? Vorrei, però... Non vuole lui. Vabbè. Grande, Nico, grande. E niente. Aspetta, che ci sono un po' di cose. Evviva cavaliere! Ma quello? Il cavaliere di merda. Allora, quella è l'uscita. Dove sta la strada alternativa? Aspe! Di qua? No. No, da qui sei arrivato. Qui sono tipo... No, dove sono qua? All'inizio? Ah, da lì sono arrivato, ok. Lì da dove sono arrivato.
Questo è per uscire invece. Sì. Ma vai dritto. Appunto, appunto. Però minchia, non mi ha manco rifullato le ampolle. Le ampolle sbrolle. Aiuto. Quelli con gli occhi d'oro a me ti danno più monete. Manico, lancia fiamme. Ah no, ho finito il mana. Sì, sì, me l'ha detto Arta ieri. Che figata lanciafiamme. Non mi aspettavo percorso nascosto. Vabbè, grande. Per prima cosa punto luminoso. Cazzo fa? Oh. Indica. Guarda erba, quindi speranza. Vabbè. Cerca rituale. Gioia. Ma aspetta. Però dove cazzo... Ah, sono andato sull'isola questa! Uè, Demolat. Ok, ma perché questa non era raggiungibile a piedi da là? No. No. E invece con lo scimpanzé? Quando ci riparlo? Per dargli l'ago. Basta che ritorni nella caverna. Nella caverna. All'entrata proprio a sinistra. Ma... sì, è proprio Sunny. C'è una grazia comunque. Sì, sì, l'ho vista. Oddio, Marika! Ah! Secondo me Marika è quel tipo di persona che se in un gioco simile ti metti a random a sterminare tutti gli animali si arrabbia. Tipo, guarda questo simpatico... Questo simpatico scoiattolo. Non ha motivo di essere ucciso. Distruggi, no, madonna. Non te ne fai niente e non ti serve a niente. È lì felice che scorrazza. Correggio. Oppure questa pecora, guarda. Una capretta era, anzi. Ossa sottili. Proprio lei? Chiesa della comunione draconica. Esamina altare. Ah, ok, vabbè, non ho niente. Quindi per ora niente. Ciao, Parzi, la spada curva? No, sono main Clemorio. L'ho potenziata un sacco, sono main Claymore. E... Cosa fai nella vita? Ma sono main Claymore. E allora vado dal semiumano Bok a offrirgli il suo ago. Vediamo come mi ricompenserà. Eccomi qua. In un bucchino. Ma come, devi andartene subito, brother? Ah, consegna l'ago da cucito. You got it back for me. My sewing needle. Ma si alza e ti tira un pugno. Ma, scusami. You go and do a thing like that. My mum was a seamstress, and that sewing kit was all I had to remember her by. I always wanted to be just like sweet old mum. Then I suppose I can't just curl up and no, scusate, un momento. Parecchia. I always wanted to be. Ah, ma niente, è finita. Questo qua mi dà altre quest? Questo mi dà altre quest in futuro? Prova a riparlarci. Mi dà altre quest in futuro? So. O può essere sterminato? No, lascialo lì. Ma minchia, che palle. Vabbè, allora vai, ti avanti salvi. Con l'allore, dai. Con la lore, battuto Goldrick, minchia, distrutto Goldrick. Battere un bel boss. Comunque vedi, sembra che anche Parzival lo chiama Goldrick. Un bel boss, avanti con la lore.
Ma per la Luri devo andare avanti per questo percorso, quindi arrivare qua sopra, immagino. Allora, ad essere sincero, non ti conviene troppo adesso. Cioè, ma vaffanculo? Allora... Ok. Raga, io mi sa che mi teletrasporto alla Grazia del Letto. Ciao, buona Grazia del Letto. Ok, ciao, ci vediamo. Ma scusami, ma allora forse posso esplorare Kaelid per ora, se no? Cioè, non penso che sia ancora difficile, sono diventato... Vuoi, Nico? Vado qua perché... Quello che vuoi, fai. Sono diventato molto forte dall'ultima volta che sono passato per queste terre ostili. Quindi secondo me è il momento buono per ritornarci. Proviamo un combattimento contro questi energumeni per capire. Sì, esci da lì che muori. Infatti stavo cercando di capire. Ma che è impazzito quello? Che ha? Ma che cazzo è sta roba? Brother, sei pazzo totale. Ah, ma perché cazzo è sta cosa qua che mi fa male? È il pavimento. Non... Ciao Sammy, grazie per il raid. Marescenza scarlatta. Ecco. Marcescenza. Ho capito. Marcescenza. Guarda l'inventario, dovresti avere dei boli, usali. Per curarti, forse li hai. Boli tampone. Sanguinamento, no. Non è quello giusto. Questo è un guaio. È quello proprio che ho scritto, marcescenza scarlatta. Vabbè, vaffanculo, mi teletrasporto qua. Ma allora questa è veramente una cosa antipatica da esplorare. Cioè, stai sul cavallo, non ti prendi danno. Cioè, non ti fa niente. Però se vai a piedi ti... Beh, il povero cavallino invece come fa allora? Lui... Cioè, mi dispiace per Chad. Lui. Se no potrei prendere la strada alternativa e andare per di là, magari. Mettiamo un pin. Andiamo verso il 3. Minchia, Miwa, ti capisco, ma loro del sud, Miwa, non possono capire noi nordici, che abbiamo il caldo più umido di loro, che dà più fastidio. Loro stanno a piangere per i loro 45 gradi, che in verità non sono niente rispetto ai nostri 27, capito? Io odio le cose volanti. Oddio, le zanzare del nord. Aiuto. Oddio, ne ho colpita una. Assurdo. Minchia, più forti di Goldrick questi, eh. Nico, puoi anche skippare se vuoi. Ma è una cosa per il mio onore, devo sconfiggere questi zanzaroni. Ok. Cioè, forse ne manca uno. Perfetto. No, sì, ne manca uno. Oh! Forte. Non hanno capito chi è il lucciolone più forte qua. Ah, eccola la mappa. E allora andiamo verso quel pin là. Oggetti. Oh, Seba, pietra funeria. Eccole. Figa, cerca meglio, zioca. Minchia, si lamenta che non le trova, dio buono. Ho giocato 10 minuti, ne ho trovate 80. Qua mi sa che qualcuno non sa cercare molto bene. Oh, saetta runica. Pietra da forgiatura, un'altra. Mamma mia. Qui ha bisogno proprio di un tutorial qualcuno. Dov'è questa bellissima mappax? Qua.
Mappa ottenuta Kaelid. Ottimo. Ah, ma è piccolina Kaelid, però. È bella, vero? Sì, è carina, ma è molto piccola. È caruccia. È caruccia, ma piccolina. Ma cos'è quello? Minchia, brutto? Bruttino? No, niente di che. Madonna. Un seme d'oro. Ma io voglio trovare una grazia. Andiamo verso... No, voglio andare verso di là. Madonna. Questo è Sunny dopo, dopo le sue 3-4 canne giornaliere. Ma che occhi rossi. No, io non faccio queste cose. Madonna, guarda, uguali proprio. Ma io non la trovo una grazia qua, però. Più a sud sta la torre. Ah, eccola. Top. God. E di là... di là c'è un bel castello. Ma bruciano! Com'è che bruciano? Scusa, che è successo? What happened, my friend? Comunque stanno... Sono stati invasi? Poveretti. Devo andare ad aiutarli? Da che parte mi metto? Con i cagnoloni o con le persone? Ma stai scherzando, Nico? Non sai dove ti trovi? No. Cazzo vuol dire non so dove mi trovo? Minchia! Ah, ma non mi ha shottato. Però mi sa che non riesco a scappare di qua. Ok. Nel chill. Buona fortuna a passare il ponte. Minchia. Guarda quanta vita hai, non ci credo, frate. Va bene, rischio calcolato. Ma vai scialla, Miwa, loro del sud non capiranno mai. È che fanno tanti grossi che c'hanno 45 gradi, ma poi tanto figa, c'hanno il mare fuori casa, si fanno il bagno, capito? Porco di... Non è che sto pensando che se vado lì, minchia, poi se muoio rischio di buttare le rune. Quanto mi serve per un level up? 7800. Faccio che resto con 0 rune, così anche se le perdo non è un problema. Sono un coglione, non sapevo fare il calcolo. Ops. E nuovo livello. Aumentiamo sempre la tempra, che non molta poca. Vabbè, ma quanto la porto la tempra? Cioè, ha senso che la potenzia ancora? Boh, in realtà dai un pump ai danni, magari. Appunto. Ma te che tipo di armi volevi usare intanto? Grosse. Cioè, forza e basta? Grosse. Sì. Forza. Beh, comunque qui a Kaelid puoi trovare la spada che tanto ti piace di Gatsu. Bella quella. Aspetta. Ma ora ho 1000 rune. Se uso quelle altre lì che ho... devo vedere se riesco a fare un altro upgrade. Dove stanno? Queste quante me ne dà questo qua? 4? No, non mi dà abbastanza. Vabbè, insomma, se muoio perdo 800 rune. Lo so, ma infatti forza e destrezza le sto portando avanti più o meno insieme, perché anche la mia arma scala su entrambi. Ah, ma cazzo, qua ci sono nemici però.
Ma è chiusa la porta però. Ciao, mi aprite? Oh cazzo. Lui non sa di me però. Se io me la cillo un attimo e poi mi teletrasporto, perché qua è chiusa. Stai andando dove non devi proprio andare. E ho capito, ma è chiusa la porta. Toc toc, mi aprite? Nico, non dovresti andare di qua. Lo so. Ma il gioco mi segna di sì, invece. Senso. Però il sì, gioco mi segna di andare anche di qua, allora vado di qua. Aggira sulla destra. E vabbè, no, e se non devo andare non vado. GG. GG, grazie. Niente, Blind Run trollata da Seba. Vedete, io sarei andato verso di là. E invece ora ovviamente non vado. Ceneri di randagio marcescente. Di qua riesco a salire? No. E là, che cazzo di giro devo fare allora? Oddio, una grotta! Ah, ma questa è la galleria... No, aspetta. Questa è la galleria dove mi aveva teletrasportato il forziere la prima volta. Sì, infatti ho già la grazia. Ok, no, quindi qua non ha senso, ci sono già stato, ho già esplorato anche. Questa in teoria già l'ho esplorata, credo. Quindi posso uscire. Penso di averla esplorata più o meno tutta. Ah, lì nord-est. No, io dovevo andare a portare la roba di Godric alla fine del ponte, alla torre. Potrei andare lì. Solo che da dove minchia ci arrivo? Da qua? Torre Baluardo, scendo. Dovresti girare per il castello e trovare la strada. Appunto. Devo farmi tutto il giro del castello, però. Uè, razzo. Esatto. Ok, ok. Aspetta, da qua intanto. Forse da qui, tipo dritto. Vabbè. Ah, cazzo, non posso usare il cavallo. Provo a speedrunnare. Provo a speedrunnare evitando tutti. Ma minchia. Non so se riesco a evitare tutti, zio K. Porco Diaz! Minchia, evitando tutti. Forse ho capito dov'è la parte dove devo andare. Quella dove Seba mi aveva detto vai dopo. Che poi alla fine non ci sono mai andato. Qua sotto era. Esatto, sì. Solo perché sto coglione potrebbe darmi fastidio poi. No way, ce n'era un altro lì davanti, vaffanculo. No. No, Nico, cappellata. Cappellata? Curati almeno. Vai a sinistra. Da qua, dritto o a sinistra? Qua, di qua? Lì nel... sì, sì. Porco di... Ah! Ma qua sono giusto per l'inizio del ponte? Madonna! Minchia? Ok. Let's go. Haha. Bello. Vabbè, insomma. Qua posso usare il cavallo? No, non ancora. Ehi là. Gigantos? Ma è come l'altro? Sarà meno... questo è meno forte, ovviamente.
manco Dinci c'ha la stessa vita. Mannaggia la pisella, è meno forte. Ma sono in tre. Vabbè dai, che cazzo gli devo combinare. Oh, l'hai atterrato. Davanti, davanti, davanti alla pancia, alla pancia. Figa, non so dove. Ma come fai? Che in verità l'ha atterrato l'altro. Comunque, cioè, si stanno uccidendo da soli. Comunque, sì, sì, fanno anche loro i danni. No, si stanno uccidendo da soli proprio. Ma il cavallo puoi usarlo? No, infatti no. Perché li vorrei skippare, ma non posso usare il cavallo. Vai. Ma dai, potevi far fuori l'altro, no? Vabbè, ho fatto fuori questo che l'ho ucciso. Ci sta. No, c'è questo. Questo te lo fai easy. E quello che mi spara che cazzo è? Ah, è l'arciere come quello dell'altra volta, ok. Ho cappellato. Occhio. Questo è morto. Ciao Lollo. Dai frate, è l'ultimo. Puoi farcela. Ma è full vita però. Io credo in te. E l'altra volta che mi sono avvicinato a uno simile l'avevo fatto a cavallo, zio. Predicta la freccia che fa bei danni. L'ho notato. Se ti prende bene ti può shottare. Ma se mi nascondo qua dietro? Cos'è? Ho un qui troppo alto per te? Minchia, top 3 bruciati questo. Porco di... sotto non mi colpisce, vero? Sempre la pancia? Mm-hmm. Figa, il killer di giganti. Top, di qua non c'è nulla. Di là non c'è nulla. No, il cavallo non posso ancora. E questo? Ah, minchia, così, dritto per dritto. E lì dietro c'è roba. Ci torno dopo. Ad essere onesto, Nico, io qua credo di non esserci mai venuto. Ma perché a me si stanno di Godric non me ne frega un cazzo, cioè... Vabbè, ma non serve... ok, ma non serve farlo tipo per la storia, no? Non lo so, in realtà. Ben fatto. Non mi aspettavo leva. Perché sempre montacarichi? Fai attenzione ai montacarichi. Che cazzo vuol dire? Guarda confusione. Non mi aspettavo futilità. Destra. Vabbè, Nico, i messaggi puoi skipparli. Che cazzo ne so, magari. Sì, beh, il bottone al centro l'avevo capito. Che si tratti di trappola, più avanti servirà nemico forte. Ma, for real?
Ah, che poi tu hai detto non... Le sei perdute nei miei occhi, for real, for real. Hai letto? Ho trovato Wairaki in stazione. Dai, serio? Sì, sì, stavo andando... Io stavo tornando a casa, lui stava andando in stazione... Orco di... No, aspetta. Non è un cattivo, ok. Oh, se ti no... giuro, non sono mai venuto qua io. Cioè, te lo giuro. Ma te l'ho detto che ti insegno un po' a giocare a Elden Ring oggi. No, ma infatti ho fatto ciao, bene. Marika. Guarda, runa maggiore di Godric ripristinata, vedi? Quando vuoi altri tutorial... ma no, la devo fare... ovviamente, in quanto runa maggiore, si usa alla grazia. Mica la puoi usare qua. Più avanti persona crudele, più avanti morte. Torno alla grazia. Ora torno alla grazia e ti faccio vedere, guarda. Tutorial. Grazie. Prego, prego. Che bello, allora, meno male ci sei te, Nico. Ora vai, praticamente devi andare nella grazia, poi ti comparirà rune maggiori, vedi? Nel menu runa pazzesco. Maggiore puoi equipaggiare le rune maggiori di cui hai ripristinato i poteri. Tu non le hai ripristinate di nessuno. Vedi, ora fai così. Tutti gli attributi. Eh sì. È proprio così. E adesso? Ne puoi attivare una per volta, guarda. Ora, se io la rimuovo... Se io la rimuovo, le mie statistiche sono queste. Tipo, vedi, 25, 9, 14, 21. Ora io vado qua. Rune maggiori. Attivo quella di Goldrick. Vado fuori. Stato. È sempre 25, 9, 14, vedi? Capito? È così che funziona. Ma ti giuro, vecchio, io non l'ho mai fatto sta roba. È assurdo. Cavolo. Cavolo, Specchi. Qua le statistiche mi si dovevano alzare, però. Cos'è successo? Mi ma ha ingannato? Non ho capito cos'è sta roba. Mi ha ingannato? Cioè, ma leggi un attimo la descrizione, tipo, non so. No, è giusto. E come mi si alzano le statistiche, allora? Incrementa tutti gli attributi, descrizione. Non l'ho attivata con la saetta. Ah, devo attivarla con la saetta. Ah, ecco. Poi devi andare giustamente nell'inventario e usare la saetta, che è questa, saetta runica. Conferisce i benefici di una runa maggiore equipaggiata. Tu la usi e ti aumenta le statistiche tutte di 5. Assurdo. Greve. Sì, boh, vabbè. Insomma. È abbastanza... Vabbè, andiamo avanti con l'allore... Sì, abbastanza skippabile. Ma verso nord, quindi verso di là, davvero? Dove stavo andando? L'unica allore che esiste qua è lì. Se non sbaglio. Perché l'allore qua sotto l'ho fatta. L'allore di qua non la posso fare ancora. Questa non lo so. La potrei fare questa allore o è troppo difficile? Per me. Raya Luca. Che cazzo è Raya Lucaria? Mannaggia. È dove c'è questa zona che non vedi. Qua sopra? No, è l'unica che c'è lì in mezzo, quella. E come ci vado questa. Che è nell'acqua? Questa dove? Ah, questa palude. Questa. Sì, qui. Sì, ma il gioco non mi dice di andare di lì, mi dice di andare qui sopra. Quindi devo continuare nella puoi palude. Puoi fare quello che vuoi. No, ma sto dicendo quello che mi dicono... Quello che vuoi. Sì, ma quello che mi dicono le indicazioni, sto cercando di capire, non mi stanno mandando a Raya Lucaria, mi mandano qua sopra. Qua è dove ho sconfitto il marinaio, forse, aspetta. Qua mi sa dove ho fightato il marinaio, forse. No, era sotto, non mi ricordo. No, forse era qua, era l'ollo lacustre. Allora, vabbè, intanto vado là nella zona che non ho ancora esplorato. Vediamo. No, ma fai bene. No, perché sì, non ho sbloccato... Perché qua mi manca la mappa. Esatto. Ok. Allora sì, mi sblocco la mappa. Ma quindi su Elden Ring? Che ti pare? Oddio, bellissimo questo. Questo è il miglior mostro finora. Il più bello. Il più difficile. No, il più difficile sono gli uccelli. Però Nico, devo essere sincero, tu sei... Cioè, hai cominciato molto bene.
Cioè, si è messo da Dio, secondo me. Lo so, sono fortissimo. Cioè, quante tre hai fatto per Goldrick? Poche. Cioè, togliendo quelli iniziali, quando sono tornato a livello 29, tipo 2 o 3. Però con l'evocazione di merda lì. E Margit First Try, tipo. E seconda. E tipo alla prima l'ho lasciato con uno di vita, però. Io là ci ho perso tipo un'ora. Davvero? GG. Sì. Perché, vabbè, quando era appena uscito era più difficile di adesso. Che cazzo infatti, vuol dire? Difficile uguale, figa. Hanno fatto l'hanno nerfato, hanno nerfato okay. Tutto. Sì, ma il gioco completo proprio. Ah. No, per Margit. Ma se alla prima try Seba avevi detto no... Ah, forse poi ne ho fatte altre, non mi ricordo. Io mi ricordo che alla prima l'avevo lasciato con uno di vita proprio. Comunque, vabbè, ci ho messo 5 minuti a farlo. Ah, ok, ora mi sblocca di andare verso di là. Ma... Ah, cazzo, la mappa proprio qua di fianco. Allora. Di qua, quindi ci avrò ad andare qua circa. Qua c'è un NPC. Ah, sempre lei. Per andare avanti devo prima uccidere un drago. Giga spoiler, Nico, te lo dico. Giga spoiler. Azza, morta al spoilerone. Cioè, in realtà non è uno spoiler grave, però... Grazie, Mortal. La surprise ci stava. Uscia. Va bene, allora immagino di dover andare per di qua. Forse. Ah! Che brutto! No! No! Apri mappa che ti dico dove andare per il drago, ma... Perché? Ma perché proprio è un... Cioè, no, tipo... Nico, ti dicono dov'è. Cioè, da adesso vedi giocando. Aspetta, lo vedo? Cioè... Mappa del ritrovo. Senza una chiave di scintipietra. Aspetta. Inventario, mappa del ritrovo. E come la vedo, scusa, la mappa? Come cazzo, come la uso la mappa? Ah, qua, così, ok. Sembra condurre a un ritrovo. Cazzo vuol dire? Oh, Seba, stai fermo, Zio-Kan. Dove cazzo sta premendo, porco Diaz? Ma sta mappa... Dov'è... Ma sta mappa di ritrovo è qualcosa a che fare col drago? O non c'entra un cazzo? Ti dice dov'è. Cioè, se la analizzi, ti dice dov'è. Dice dove devo andare. E allora seguo questa, scusa. Sto cercando di capire dove cazzo indica. E mi diceva dov'era. Easy. È questo tipo, quest'isola qua? Eh sì, è quell'isola là. Figa, vedi che ci arrivavo da solo. Gigigia, godo, il re. Devi prendere la chiave, ma sei attento, ma sì. Seba si è ricordato, GG. Chill totale. Seba pro player. Che sarà mai? Ah, eccolo il simpaticone.
Ma lo posso skippare e prendere la chiave o lo posso o lo devo uccidere per forza? Sei un temerario da pochi soldi. Cavolo. Io sono un pacifico. Cioè, te la prendi con le zanzare e fuggi da cosa. Da... Vabbè, Medusa, tocca a te allora. Puoi skippar. No, no, lo fightiamo con la Medusona. Ehi là! Drago di scintipietra smarag. Porco Dinci! Mi bisciotta sto bro. Hai lì la chiave, aspetta. Trovata. E quindi ora potrei volendo andare via. Esatto. O combattere per la gloria. Gloria? Dov'è Gloria? Gloria, io combatto per te. Però cavolo, Gloria non sarebbe fiera di me, non lo sto colpendo. Per ora sono un hit data, mi dispiace Gloria. Fai lì che lo puoi fare. Minchia, tocca colpirlo prima. Ah ok, ma perché non avevo il target sulla zampa. Minchia, ma non gli ho fatto niente di danno però. Sì, ma porco diaccio! Ciolta! Ma perché? Com'è che il gioco, Dio caro, che già che sto sistema di target fa cacare? Poi, Dio buono, c'ho... Col drago conviene il cavallo. Ah... Vabbè, senti. Il drago, secondo me, ci torno in un secondo momento. Mi son preso sta chiave di merda. Fammi andare. Cioè, sto cazzo di sistema di target automatico, l'ho colpito da 2 centimetri, non gli è andato. Aspetta. Però mi devo riprendere le rune. È che il cavallo però mi fa vomitare. Comunque, potresti provare la boss fight. Gli fai anche bei danni in realtà. Ma quell'attacco lì che mi ha fatto prima mi... mi one-shotta, sì. E mi sa che questo mi fa danni importanti. Porco Dinci! Che cazzo mi ha colpito? Cazzo. Ma cazzo, la Medusa è stata inutile, Zioca, non ha fatto niente. Di... Dovresti... Ah, cazzo, è vero, le evocazioni dove le livello? È vero, è vero, è vero. In effetti, che ce l'ho tutte all'uno. È che non so dove si livellino. Devi andare alla tavola rotonda. C'è un NPC che ti potenzia. Ok.
sacco di... Si vede che sei un vero guerriero. No, no, paura, paura. Ora che cazzo fa? Vai, io di sicurezza me la do ora. Ho paura di essere one-shottato, figa. Ma... dopo un tot che gli vado lontano. Non respawna, vero? Non recupera vita se mi allontano. Solo se vado alla grazia. Se ti allontani, sì, ritorna al massimo. Sì? Sì. Occhio, occhio, occhio. Mamma mia. Quel fuoco lì ti shotta, te lo dico. Mi one shotta? Oh. Mi sa di sì. Prima mi ha one shottato, mi pare. Prima mi pare proprio che mi ha one shottato. Gioca chill. Godo in faccia, Dio caro. No, pensavo di poterlo caricare di più. Ehi là. Boia. Boia. Orco di incino. Occhio, occhio, occhio. Madonna. Tra quanto lo posso richiamare il cavallo? Devi consumare una ampolla. Cazzo. Studia. Cazzo, sono... sono rimasto con zero. Occhio. Orco di incino. Che sbatta. No. Dai, non ho stamina per attaccarlo, che palle. Codinci, dai, recupera sta stamina di merda. Oh, non ci credo, bro. Porco Dinci, oh. Che parto, mamma zio. Mamma mia. Boia, quante robe mi ha dato. Schippare. Porco e cazzo. Schippare. Let's go. Ah, e ora posso ottenere un potere alla tavola rotonda. Ah no, alla roba draconica, dov'era? Per forza! Ah, la chiesa draconica che avevo sbloccato, sì. Allora, aspetta, intanto vado alla tavola rotonda perché voglio vedere l'NPC, quello che mi livella... boia. Onesto. Onesto, onesto. Brividone. Chi è il brother che mi Ammettilo. Livella le vocazioni? No, lei non è una tipa. Tipo cappuccio. Cappuccetto rosso. Devi fare un po' di interazioni, di dialoghi. Bella mortal. Vabbè, ma non mi dice niente, non me le livella. Devi andare dal forgiatore. Dal forgiatore? Mm-hmm. E allora che cazzo c'entrava lei, scusa? Adesso lo vedi. Ah, dov'era il forgiatore? Qua.
Ah, riguardo a Ruterica, ok. Ritorniamo a parlare a lei. Ah, riferisce il messaggio del fabbro. And goodness knows it would be. I suppose I should try to hone it. I'll ask Master Hugh to teach. Certainly he does appear intimidating. I know he's trapped here at the round table. I can tell. If I do, I suppose I'll ask Master Hugh. Quindi ora devo andare dall'altro, da Master Hugh. Che era. Sì, mi ricordo dove. Qua era, in teoria. No, non è lui. Che cazzo è Master Yuga allora? Oh, gazzo. Tu non sei. Tu neanche. Neanche lui. Spisella, mi sa che non ci ho mai parlato. No. Oh, ma Master Yuga è il fabbro. Cazzo, infatti adesso ci ho pensato. Sarà il fabbro. Madonna. Riguardo a Roderica. Oddio, ma dove continua a fare avanti e indietro, Dio buono. Ma scusa. Da solo riposare alla grazia. Devo riposare alla grazia e tornare. Oh, ma forse mi teletrasporto e basta così. Dovrebbe Prova essere a fare ok. Il maghetto. Il maghetto. Il boss qua. Però ricordati anche di livellare. Ma non può. Ah sì, posso fare due livelli, giusto. Riguardo a Roteric. E dove è andata la bro, però? Ah, è qua, ok. No, è lei. Ah, sì, sì. Solo che sei vestita bene. Sintonia spiritica. E cosa mi serve per livellare? Con ballaria... Ah, minchia, aspetta. Ma non so, ma non... Cioè, per ora non livello niente, però ha senso che mi livello la medusa. Cioè, è effettivamente forte da usare. Aspetto di sbloccare la roba, la rotta che usi anche tu, no? Boh, ti dico, in realtà non... Cioè... Puoi fare tutto in realtà dopo. Eh certo, vabbè. Come vuoi. Ho capito, ma se mi livello questa adesso, cioè, butto via le rune. Boh, alla fine sì, cioè no, dipende da cosa vuoi fare. Se vuoi livella, se no potenziati il gear. È una scelta tua. Sei early game. Sì, ho capito, però... Ah, cioè, se comunque tu vuoi platinarlo, un'altra run almeno devi fartela, quindi... Quello vabbè, quello è ovvio. Nuovo livello, forza, mi dà... forza ma aumenta di 3, come cazzo è possibile, scusa? Che la perché mi aumenta così tanto lo scaling dell'arma a destra? Perché scala in forza. Sì, ho capito, ma forza mi dà più 3. Tipo i livelli prima mi dava più 1. Cioè, com'è che mi dà più 3 ora? Ad essere... Allora, in realtà tu adesso dovresti concentrarti a potenziare forza. Più che destrezza. Perché destrezza no, scusa? Il tipo di arma che vuoi usare. Beh, anche la destrezza è però. Sono... Ah. Sì, ma è meglio forza. Sì. E arrivi fino a tipo 40, 40 di qualcosa e dopo vai su destrezza. Ok. Cioè, se ah, devo vedere se ho trovato. Dall'inventario dove le vedo le pietre di forgiatura? Ah, queste.
E niente, non lo trovate. Devo trovare le pietre di forgiatura 2. Ciao Claudio. Devo arrivare a 6. Non c'è un posto dove le posso comprare? Tipo dai mercanti, le posso comprare magari? Sì. Probabilmente sì. Ma non ho rune però. Ma magari vendo altro. No, lui non ne ha. Ma i mercanti hanno robe diverse, cioè tipo potrei andare da altri mercanti a guardare. Sì. Ma e lo shop dei mercanti tipo ruota? Cioè cambia ogni tot? O... No, è quello e basta. Ah, cazzo. Non è Apex. No, vabbè, minchia. neanche questo ce l'ha. Minchia, che bella sta armatura. I messaggi però sono importanti perché sono indizi su cose o posti. Questi? O, sì, vedi okay, tipo caverna sì. Nascosta, robe così. Ok. Ma io vorrei trovare ste cazzo di pietre di forgiatura adesso. Cioè, per migliorarmi. Dovrei farmi una grotta. Ho capito, dovrei farmi una grotta. GG. Poi mi serviranno anche le 3. Allora, aspetta. Che bello. Tu quante fiale hai di pozione, tipo? Al massimo. Ehi, quant'è il massimo? Dovrebbe essere 16. Minchia. Ma è il massimo nel senso, cioè non è che hai trovato tutti i fiori dorati, i semi dorati. E una volta sì. Ah sì. Non posso più. E vabbè, e quindi i semi dorati non ne trovi più, cioè li hai trovati tutti. Dove ti segnavo c'è un mercante. Sì. Ah. Ma perché? Perché no? Il ciclo della vita. Povera Marika. Che tra l'altro dovrebbe essere appoggio adesso. Davvero? In teoria. Why? È andata a trovare Seiba. Perché non mi fa attaccare? No, penso... Penso sia per le vacanze, che non so. Minchia, vacanza Foggia. Adesso, cioè, ho dovuto aspettare Seba perché doveva pigliare l'aereo, da quello che ho capito. E... Ah no, il mercante dov'è? No, non è quello, Blade il mezzolupo. Qua è il mercante. Cazzo che non l'ho visto. Io che cerco il mercante di Seba. Aspetta. No, cosa dice sto messaggio? Attività aperta. Ma c'è un gesto? Ah, eccolo. Ma vaffanculo, questo mi vende le pietre di forgiatura 1, che cazzo me ne faccio? Le palle. Le palle proprio. A questo punto vado là sotto se c'è qualcosa. Com'è che ho trovato le pietre 3, 4, 5 cazzi, però non trovo le 2 di obono? Allora, di qua c'è qualcosa. Quindi tocca andare di qua. Oddio, lo zuccolo! Hai messo una grazia, fratello. Sì? Ah, cazzo, ok, l'ho visto. Forte di height. Non è difficile questo, però.
No, non è vero, qua c'è un seme dorato. C'era anche una grazia? Mm-hmm. Oh yes. Dove cazzo sta? Ma vicina? L'ho missata... Ma cazzo, dalla mia visuale si vedeva? For real, for real? Figa, su stronzo io non c'è. Allora, qua c'era il mercante. Che cazzo di grazia ho missato, scusa? Sunny Cup. Ah, eccola. Proprio sotto, però. Dai, sono vicinissimo allo spawn, di conseguenza non può essere una cosa difficile. Ma sì, delle pippe. No! Ok. Albro ancora vivo con la balestrina. Va bene. Sopravvissuto. Troppo forte. Troppo facile questo forte di height per me. Porco di incido, dov'è questo? Quelli sono tanti. Ah, ma mi posso mettere anche... Pensate, e il Meduson. Io avrei evocato i lupetti. Ho capito, ma mi annoio a cambiare l'evocazione. Quindi sti cazzi. Vabbè, tanto non è che serva chissà che contro sti nemici qua, nel senso. Era giusto per rubarmi un po' il target. Più avanti, bugiardo. Sti ricettari che servono per il crafting. Vero, ben inutile. Sì, esatto. Beh, oddio, no. No? Se trovi quelle dei pallini che ti curano dagli status, tanta roba, te lo dico. Ma Seba ha detto che sono inutili. Boh, io invece crafto le palline. Cioè, sono utili, secondo me. Oh, figo, fendente sanguinario. Allora, di là c'è una torta. Di qua. Sanguirosa. Nemico debole, nemico debole. Ma era solo questa tristezza qua, sto forte. Che cosa veramente triste. Ciao, Marika. E qui? Ciao, Marika. Niente messaggio. Ti abbiamo nominato più volte in questa live. Regina Marika. Medaglione di Dectus. Unisci i medaglioni per azionare il grande montacarichi. Gia gia. Vabbè, questa quindi l'ho finita. Dov'è qua? Altri posti che sembrano carini dove non sono stato.
Ma beh, hai preso la chiave? Vai, vai a aprire il cancello. Ah, è vero, minchia, ho preso la chiave dal drago. È vero? Minchia, Arta, questo mi piace. Questo è troppo figo. Ecco, Arta, visto che tu sei più esperto di questi finti esperti che poi non sanno. Io ho letto che la Claymore, tutti dicono che è forte perché tipo questa cosa con l'R2 è l'unico spadone ad avercela. Che non so se intendessero questo. Però ho letto che questo è tipo l'unico spadone che ha un tipo di attacco fatto così. Cioè che invece di avere robi così tipo slash è l'unico spadone che ha l'affondo, ho letto. Mi sembra, non ne sono sicuro. Poi magari ho letto un'altra cosa e ho capito un cazzo. Ce ne sono pochi con l'affondo. Ah, ecco, ok. E allora era quello che intendevano. Qua arancione, hai detto, è una grotta? O è... Forse lì trovi pietra di forgiatura 2. Beh, una grotta, quindi, sì. Sì. Potrei andare... Ah, ecco, però, ecco. Io volevo trovare la pietra di forgiatura 2, per questo non sono andato avanti.